Viva Santa Rosalia! Luciano Leggio, meglio conosciuto come Liggio dall'errore di trascrizione di un brigadiere, detto Lucianeddu, Corleone, 6 gennaio 1925 Nuoro, 15 novembre 1993, è stato un mafioso italiano, legato a Cosa Nostra e detto anche la Primula Rossa di Corleone. Liggio fu uno dei maggiori imputati al maxiprocesso di Palermo del 1986, 1987 e morì in carcere. Luciano Liggio nacque a Corleone da una famiglia contadina e, ancora giovanissimo, venne affiliato nella locale cosca mafiosa dallo zio paterno Luca Leggio, detto zio Luca. Nel 1944 fu denunciato per porto d'armi abusivo, il 2 agosto 1944 fu arrestato, in flagranza di reato, per il furto di alcuni covoni di grano, da due guardie campestri, aiutate dalla guardia giurata Calogero Comaianni. Venne condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, ma la pena venne interamente condonata. Sempre in questo periodo, Liggio divenne campiere di Corrado Caruso, proprietario di una grossa azienda agricola, subentrando al precedente campiere Stanislao Punzo, ucciso il 29 aprile 1945. Il 28 marzo 1945 fu ucciso Calogero Comaianni, la guardia giurata che aveva collaborato all'arresto di Liggio. Il 18 marzo 1948 Liggio fu denunciato come autore dell'omicidio di Leo Luca Piraino, avvenuto il 7 febbraio 1948, ma ne fu prosciolto il 21 giugno 1950. Nel 1948 Liggio venne accusato di essere l'esecutore dell'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto, eseguito su ordine del suo capo Michele Navarra, e, per queste ragioni, nel novembre 1948 fu proposto per l'assegnazione al confino, ma non si presentò all'udienza e quindi iniziò la sua lunga latitanza. Nel 1952 Liggio venne assolto per insufficienza di prove dall'omicidio Rizzotto, ma rimase latitante perché ricercato per altri reati, rendendosi anche responsabile dell'omicidio di Claudio Splendido, un sorvegliante di un cantiere stradale che fu ucciso il 6 febbraio 1955 perché aveva visto Liggio e i suoi gregari riunirsi in prossimità del cantiere ed aveva denunciato il fatto alla polizia. Negli anni 50 Liggio costituì una società di autotrasporti e partecipò, anche se non in forma ufficiale, a una società armentizia costituita nel 1956 a Corleone in contrada Piano di Scala come copertura alla sua attività di furto e macellazione illegale di bestiame. Tra i suoi soci nella società figuravano numerosi suoi parenti e membri della sua banda, Francesco e Leo Luca Liggio, Angelo Di Carlo e Francesco Placido Liggio, padre dello stesso Luciano. Inoltre Liggio avrebbe voluto partecipare alla costruzione di una diga e di un serbatoio idrico a Piano di Scala, volendo accaparrarsi il trasporto dei materiali per la costruzione.
ma la cosca dei Greco di Ciaculli Croceverde, che si occupava delle forniture di acqua agli agrumeti della Conca d'Oro e ne stabiliva il prezzo, intervenne presso Michele Navarra perché contraria alla diga e gli chiese di adoperarsi per bloccarne la costruzione. Nonostante ciò, nel 1957 Liggio divenne socio di Gaetano Badalamenti, vice capo della cosca di Cinisi, con il quale creò un servizio di autotrasporti per la costruzione dell'aeroporto di Punta Raisi di Palermo. Per la costruzione della diga, Liggio entrò in contrasto con Navarra e con la sua banda, in particolare con il mafioso Angelo Vintaloro, proprietario di un terreno confinante con un fondo di proprietà della società Armentizia con il quale aveva in comune una masseria, il quale era contrario alla diga perché le acque avrebbero invaso il suo terreno. Per queste ragioni, Liggio e la sua banda compirono atti di vandalismo contro la proprietà di Vintaloro, rubando i suoi covoni di grano e distruggendo le botti della sua cantina. A causa di questi contrasti, il 24 giugno 1958 Liggio fu vittima di un attentato mentre si trovava in una capanna insieme con altre persone. Furono sparati molti colpi, ma Liggio riportò soltanto una leggera ferita di striscio ad una mano, mentre gli altri rimasero incolumi. In seguito all'attentato da lui subito, Liggio decise la soppressione di Navarra, che venne massacrato il 2 agosto 1958 mentre rientrava a casa in automobile. Dopo l'uccisione del boss, Liggio e la sua banda scatenarono l'offensiva contro i suoi luogotenenti. Il 6 settembre 1958 vennero uccisi in un conflitto a fuoco a Corleone i mafiosi Marco Marino, Giovanni Marino e Pietro Maiuri e nel periodo successivo si verificarono altre uccisioni e numerosi casi di lupara bianca. Mentre a Corleone continuava l'offensiva contro gli ex uomini di Navarra, Liggio divenne proprietario a Palermo di un'officina meccanica e di un garage da dove avrebbe controllato l'afflusso della sua carne macellata illegalmente e si sarebbe associato ai mafiosi Angelo La Barbera, Rosario Mancino, Vincenzo Rimi e Salvatore Greco Cicchiteldu, con cui però non mantenne buoni rapporti. Liggio era nascosto nella casa di Leo Luchina Sorisi, la fidanzata di Placido Rizzotto, il sindacalista che lo stesso Liggio aveva ucciso 16 anni prima su mandato di Navarra. Durante l'arresto avvenuto il 14 maggio 1964, fu trovato con un catetere e Liggio stesso confessò ai carabinieri di essere affetto dal morbo di Pott. Liggio fu incarcerato a Lucciardone, ma nel dicembre 1968 venne assolto per insufficienza di prove nel processo svoltosi a Catanzaro contro i protagonisti della prima guerra di mafia e anche in quello svoltosi a Bari nel 1969, in cui era imputato per gli omicidi avvenuti a Corleone a partire dal 1958. Dopo l'assoluzione al processo di Bari, Liggio si trasferì a Bitonto, in provincia di Bari, accompagnato dal suo luogotenente Salvatore Rina. Poco tempo dopo, però, si trasferì a Roma, facendosi ricoverare nella clinica Villa Margherita. Durante la degenza, il Tribunale di Palermo emise un'ordinanza di custodia precauzionale contro Liggio, che il 19 novembre 1969 riuscì a fuggire dalla clinica dove era ricoverato e si rese irreperibile, aiutato dal mafioso Giuseppe Corso, cognato del boss Frank Coppola. Nel periodo successivo, Liggio tornò a Palermo e partecipò all'organizzazione della cosiddetta strage di Viale Lazio per punire il boss Michele Cavataio. Infatti Liggio incaricò i suoi luogotenenti Salvatore Rina, Bernardo Provenzano e Calogero Bagarella di far parte del comando di killer che uccise Cavataio. Nel 1970 Liggio si recò a Zurigo, Milano e Catania per partecipare ad alcuni incontri insieme agli altri boss per discutere sulla ricostruzione della commissione e sull'implicazione dei mafiosi siciliani nel golpe borghese. Durante gli incontri, Liggio costituì un triumvirato provvisorio insieme ai boss Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti per ricostruire la commissione, benché Liggio si facesse spesso rappresentare dal suo vice Salvatore Rina perché si era trasferito a Milano. Liggio inoltre fu sospettato di essere implicato nella sparizione del giornalista Mauro De Mauro perché strettamente legato al commercialista Antonino Buttafuoco, il quale ebbe un ruolo nella sparizione e visitò spesso Liggio durante la degenza nella clinica Villa Margherita nel 1969.
Da queste circostanze scaturì anche l'omicidio del procuratore Pietro Scaglione, che coordinava le indagini sulla sparizione del giornalista e che si era incontrato proprio con De Mauro pochi giorni prima che questi scomparisse. Il delitto Scaglione venne quindi ispirato ed eseguito dallo stesso Liggio insieme al suo vice Rina nel territorio di Porta Nuova, dove operava la cosca del boss Giuseppe Calò, che già da allora era fiancheggiatore di Liggio e dei suoi uomini. Nel 1971 Liggio ordinò il sequestro a scopo di estorsione di Antonino Caruso, figlio dell'industriale Giacomo, ed anche quello del figlio del costruttore Francesco Vassallo a Palermo. Nel frattempo, durante il soggiorno a Milano, organizzò anche i sequestri dell'industriale Pietro Torielli a Vigevano e quello del conte Luigi Rossi di Montelera a Torino, venendo anche coinvolto nel clamoroso rapimento di Polgheti III, grazie ai suoi legami con Mico Tripodo, boss dell''Ndrangheta. Inoltre Liggio aveva stretti rapporti con i fratelli Nuvoletta, camorristi napoletani affiliati a Cosa Nostra, i quali gestivano per suo conto una grande tenuta agricola in Campania ed avviarono con lui un contrabbando di sigarette estere. Indagando sui sequestri di persona avvenuti nell'Italia settentrionale, gli uomini della Guardia di Finanza del colonnello Giovanni Vissicchio arrestarono Liggio il 16 maggio 1974 in una casa di via Ripamonti a Milano mentre era insieme a una sua compagna, Lucia Parenzan, e al figlio nato dalla loro relazione. Nel 1975 Liggio venne processato dal giudice Cesare Terranova e condannato all'ergastolo per l'assassinio di Michele Navarra. Anche dalla prigione, Liggio commissionò l'omicidio del tenente colonnello Giuseppe Russo ai suoi nuovotenenti Salvatore Rina e Bernardo Provenzano, che venne eseguito nel 1977. Morì di infarto, nel carcere di Badue Cara San Oro, nel 1993. Venne sepolto a Corleone dopo una cerimonia svolta senza coinvolgimento pubblico per divieto della questura. Allora nel frattempo facciamo venire al pretorio l'imputato Leggio Lugiano. Grazie.
Lei ha ricevuto copia dell'ordinanza, professor Miranda? Si può fare portare quest'ordinanza così? Sì, sì, io l'ho richiesto. Sì. Vabbè, allora casomai interrompiamo per fare giurare il perito poi. Eventualmente interrompiamo per farla giurare. Appena arriva il verbale, professore. Sì. Dicevo, eventualmente interrompiamo per farla giurare, ma oppure lo possiamo fare giurare per ora? No, non è questo, è per vedere i limiti dell'incarico che le abbiamo dato. Comunque lo possiamo fare giurare nel frattempo, guardi, c'è il microfono lì. Veda se è attivato. Pronto? Sì. Allora, consapevole della responsabilità che col giuramento assumete dinanzi a Dio e agli uomini, se credente, dinanzi a Dio se credente e dinanzi agli uomini, giurate di bene e fedelmente compiere le operazioni che sono affidate al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità. Dica, lo giuro. Va bene. Allora, poi le comunichiamo l'ordinanza. L'assegno vuole prenderne visione a questo ora? Deve chiedere, presidente, se ha bisogno di saggio grafico, ulteriore saggio grafico. Il quesito qual è? Se ha bisogno di eventuale ulteriore saggio grafico, può essere. Se non gli basta l'assegno, dobbiamo chiedere questo. Ah, il saggio grafico. Se eventualmente, perché può essere che è bastevole la firma nell'assegno. C'è una sola firma per Lombardo Gio. Sì. Cosa? No, no, però la sospende. Casomai. Professore, chiedo termine di giorni. La firma apposta in questo assegno. Sì.
L'ordinanza non è arrivata ancora. No, l'ordinanza è che dobbiamo fare ora. Sì. Ma l'ordinanza già, l'incarico è nell'ordinanza. Adesso bisogna specificare qual è il... Sotto al pericolo. Sì. No, ma dobbiamo cercare, capito? Dobbiamo ufficializzare. Dunque, allora, come quesito al perito, a cercare se la firma che trova svergata sull'assegno del Banco di Santo Spirito di lire 10 milioni. La firma. Se la firma che trovasi sull'assegno del 19/7/1979 di lire 10 milioni. Tratto sul conto corrente numero 735/3. Sul conto corrente 3? 735/3. Sì. Intestato a Barbarossa Nunzio. Di lire 10 milioni. Del Banco di Santo Spirito. No, del Banco di Santo Spirito. Emesso all'ordine di Lombardo Giovanni. Ma firma dove sul retro? Sì. Firma apposta sul retro quale girata sia stata vergata di pugno dell'imputato Lombardo Giovanni. Diamo le... Sì. Nato a Palermo il 6/6/1938. Ecco, il termine dei giorni 15. Sì. Poi ne faremo avere. Sì, si autorizza la cancelleria a fornire al perito le copie degli atti occorrenti all'incarico peritale. Vabbè, il termine è già stato dato, 15 giorni. Sì, buongiorno. Allora leggo. Lei è imputato dei reati di cui articoli 416, 416 bis, 75 e 71 della legge numero 685 del 1975. In istruttoria si è avvalso della facoltà di non rispondere. Adesso vuole rispondere all'interrogatorio? Ma rispondo e spiego anche il motivo, perché... Non sente bene. Desidero spiegare anche il motivo perché mi sono avvalso. Sì, da sì, dica pure. Siccome non credo nel segreto istruttorio... Può avvicinare il microfono? Sì, il microfono lo deve avvicinare. Non credo nel segreto istruttorio. Questo segreto poi non è tanto segreto, e allora preferisco non rispondere, anche perché non volevo fare da sponda alle palle lanciate da Buscetta. Ecco perché. Ma io sono qui, sono a completa disposizione della Corte, pronto a rispondere. Deve avvicinare il braccio del microfono, sì. Molto. Sì, ecco, sì. E questi microfoni sono un castigo di Dio, qua è un guai. Perché sono tarate a un timbro di voce, uno che ha una corda vocale diversa finisce che, anziché di fare capire quello che dice, si crea una cacofonia che non si capisce niente. Sì, ma poi per la verità accade che certi giorni funzionano perfettamente, certi giorni non so perché, come per esempio stamattina mi sembra, probabilmente dipenderà dal se l'aula è piena o non è piena, non lo so, comunque l'abbiamo fatto rivedere un sacco di volte, la mia voce vi giunge certamente deformata perché io per le mie condizioni di salute attuali una voce metallica e quindi fa
troppo risonanza, troppa risonanza. No, poi tra l'altro è anche deformata, si perché... qui quello che ci va fortunato con il suo tipo di voce è il dottor Grasso, perché si esce con è tarato proprio adatto alla sua cercheremo voce. Di fare parlare a lui più che sia perché possibile. Lei quando legge si capiscono dalle gabbie, si capisce quello che dice dalle gabbie, si capisce quello che dice. Invece spesse volte se il pubblico ministero lei o qualche altro avvocato non si capisce niente, anche perché poi lì siamo alle spalle, abbiamo un rumore continuo. Questa è l'attrezzatura che abbiamo e cerchiamo di la quindi chiedo scusa se la mia voce non è adatta qui. No, se lei parla vicino al microfono comunque la sentiamo. Allora, lei stava dicendo che non credendo nel segreto istruttorio non ha voluto parlare in sede istruttoria. Adesso che tutto è pubblico, non ho capito, scusa. Dicevo, lei ha detto che non credendo nel segreto istruttorio sì. ha ritenuto di avvalersi della sua facoltà di non rispondere. Sì. Dico, adesso che tutto è pubblico, sì. Vuole parlare. Sì. Ma allora, io innanzitutto chiedo di sapere di che cosa sono imputato. Glielo ho detto, di associazione per delinquere, di associazione per delinquere. Si deve avere fatto contestazione chiara, in maniera da poter... Sì, la contestazione è di avere fatto parte di un'associazione chiamata Cosa Nostra, e questa è l'associazione per delinquere di stampo mafioso, che si avvalendosi della forza intimidatrice della propria organizzazione è diretta a commettere più delitti. È l'associazione per delinquere semplice, che è pure una organizzazione criminosa diretta a commettere diversi delitti. Poi anche di associazione finalizzata allo spaccio, alla cessione di stupefacenti e la cessione degli stupefacenti. Questi sono gli articoli che lei certamente avrà avuto modo di dire. Il periodo? Il periodo attualmente... possiamo dalla imputazione. Sì. Sì, o leggiamo tutte le imputazioni. Allora, capo 1 della rubrica. Imputato del delitto di cui all'articolo 416 per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra o per risultare comunque stabilmente inseriti nella predetta associazione allo scopo di commettere delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il patrimonio, nonché di contrabbando di tabacchi, lavorati esteri, di traffico di armi e di valuta, con le aggravanti di cui ai commi 4 e 5 per avere scorso in armi le campagne e le pubbliche vie e per essersi associati in numero superiore a 10, con l'aggravante altresì del comma 3 per taluni imputati, tra cui anche l'imputato Leggio Luciano, cioè l'avere diretto, ha avuto una attività promozionale di direzione dell'associazione. E così pure con l'aggravante dell'articolo 7 della legge 31 maggio 65 numero 575, sostituito dall'articolo 18 della legge 82 numero 647, cioè di avere commesso i fatti dopo essere stato sottoposto a misure di prevenzione. Questo è per l'articolo 1. Poi periodo. Sì. In Palermo ed altre località in territorio italiano ed estero fino al 29 settembre 82. Questo è il capo 1. Sì, ma fino da quando inizia? Da sempre. Da sempre. Non mi sembra, diciamo, una cosa approssimativa. Qui non è che trattiamo l'affare di Broccolo e che facevano una muzzeata. Qui si tratta di... Senta, noi più di legge della contestazione non possiamo. Sì, la contestazione è fatta dal pubblico ministero. Quindi noi dobbiamo prendere atto di questa contestazione.
ed è fatta in questi termini. Prendiamo atto della... mancanza di specifica, mandata specifica. Poi capo 10 della rubrica, imputato del delitto di cui agli articoli 112 numero 1, 416 bis codice penale per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra o per risultare comunque stabilmente iscritti nella predetta associazione in numero superiore a 5 persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere reati contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il patrimonio, nonché di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, traffico di armi e di valuta, e comunque per realizzare profitti o vantaggi ingiusti. Con le aggravanti di cui al quarto e sesto comma, per avere fatto parte di un'associazione armata e per avere finanziato attività economiche assunte con la intimidazione con il profitto proveniente da delitti. Con l'aggravante altresì del comma secondo, per taluni imputati, tra cui l'imputato Liggio, e con l'aggravante dell'articolo 7 dell'articolo 18. L'articolo 7 della legge del 65 numero 575, sostituito all'articolo 18 della legge 82 numero 646. In Palermo ed altre località in territorio italiano ed estero dal 29 settembre 82 in poi. Quindi la prima è fino all'82, poi dopo l'entrata in vigore della legge che ha introdotto l'articolo 416 bis, diventa 416 bis, dall'82 in poi. Quindi anche ora? In poi. Io non ci capisco niente, comunque... Poi lei avrà letto l'ordinanza, no? L'ordinanza no. Fa riferimento... No, la verità non... Poi capo 13 della rubrica, del delitto di cui all'articolo 75, secondo comma, legge 22.12.75, numero 685, per essersi associati allo scopo di commettere delitti di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, con le aggravanti di cui ai comma 4 e 5, per essersi associati in numero superiore a 10 persone e per aver fatto parte di un'associazione armata. Con l'aggravante altresì del comma terzo, cioè di direzione e promozione di questa associazione, e con l'aggravante, e basta. Poi in Palermo ed in altre località del territorio italiano ed estero dal 1977 in poi. Poi abbiamo trovato la data. Dunque nell'ordinanza poi... Dobbiamo completare. Ancora non è stato completato. Dobbiamo... 22, capo della rubrica 22 del delitto di cui gli articoli 81 capoverso codice penale, 71 e 74 numero 2 e 5 e primo e secondo capoverso legge 75 numero 685, per avere senza autorizzazione in numero superiore a 3 persone in concorso tra loro e quali membri dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, trasportato, importato, acquistato, distribuito e posto in vendita quantità ingenti di sostanze stupefacenti, facendo uso delle armi per conseguire il profitto e l'impunità, in Palermo ed in altre località del territorio italiano ed estero dal 1977 in poi. Questi sono i capi di imputazione. E i periodi? Li respingo perché assurdi, completamente, non ho mai... Non conosco che cosa sia la droga. Sì, poi deve... faccio presente, sì. Adesso che va bene. Io sono stato arrestato nel 74 e da allora sono in carcere e dal 77 sono stato in poi sempre nei carceri di rigore, perché grazie alle raccomandazioni esterne o interne, non lo so, io sono stato, pure non avendo nessun merito, sempre messo in isolamento e nei carceri di rigore. Quindi non vedo come abbia potuto commettere questi reati pur volendo, pure, o come abbia potuto fare per comunicare con qualcuno per ordinare queste accuse assurde che lei mi contesta. Dunque, nell'ordinanza, come lei ha visto, si fa riferimento a un rapporto dei carabinieri
del 25 agosto 78 e del 25 giugno 1978 e alla deposizione del capitano Pettinato, che aveva raccolto le rivelazioni di Giuseppe Di Cristina nel 1978, poi ucciso, il quale Di Cristina ha parlato di un suo ruolo preminente in questa organizzazione, ha fatto presente che era stata organizzata la sua fuga dal carcere, ha parlato dell'omicidio di Cesare Terranova, che questo omicidio sarebbe stato deliberato anche per rafforzare la sua posizione sui gruppi mafiosi, che la uccisione del colonnello Russo, che sarebbe avvenuta ad opera di Riina e Provenzano su commissione sua, e che infine il Di Cristina le avrebbe fatto dei rimproveri su queste circostanze, che poi riferite a lei avrebbero decretato l'eliminazione di questo Di Cristina, che lei avrebbe avuto da Napoli a Caserta una grande azienda per la produzione e la lavorazione della frutta gestita dai fratelli Nuvoletta, ma in realtà mantenente un deposito di droga, che avrebbe potuto disporre di una guerrita squadra assoldata per l'eliminazione dei rivali con base a Napoli, a Roma e in altre città d'Italia, che la sua più importante pedina, base in Sicilia, sarebbe stato Bernardo Brusca da Giuseppe Iato, e che altri suoi fedeli alleati erano Francesco Madonia, Giacomo Giuseppe Gambino, Mariano Agate o Agata da Mazzara del Vallo e Antonino Nenè Geraci da Partinico, gestore di un altro deposito di droga. Lei avrebbe fatto uccidere il procuratore della Repubblica Scaglione per le iniziative e le attività che il magistrato andava prendendo e che avrebbero potuto risolversi a favore dei Rimi di Alcamo, che sarebbero indicati come suoi antagonisti ed avversari. Che, divenuto multimiliardario, avrebbe percepito delle tangenti in tutti i rapimenti avvenuti in Calabria, e segnatamente anche quello che riguardava il miliardario Polgetti. Insomma, queste sono una parte questo? Delle queste, chi asserisce? Le ho detto, questo fa parte di una deposizione del capitano Pettinato, di due rapporti dei carabinieri, e tutte queste cose sarebbero state dette dal Di Cristina. Dal? Di Cristina. Ho sentito parlare di Cesare Terranova, ho sentito parlare, ma qui dobbiamo trattare questi processi che sono stati trattati in sede, questo per la quale ho risposto. No, lei ha ragione a dire questo, però tutto questo si riporta al fine dell'inquadramento nella associazione mafiosa detta Cosa Nostra, cioè come facente parte e dirigente di questa associazione, quindi viene richiamato tutto questo a questo fine, non per quegli omicidi che saranno trattati e sono stati trattati separatamente con lei, come lei ben sa. E allora, per quanto riguarda a Terranova, mi rifaccio alle deposizioni rilasciate in quella sede dove, per quanto riguarda Scaglione, è venuto a interrogarmi il giudice di Genova e ho risposto al giudice di Genova senza avere il mandato di cattura facile come tanti altri che mi hanno creato ancora un altro 2 anni di isolamento, come non bastasse tutto quello che ho subito in precedenza. Quindi di questo mi devo dolere, mi deve scusare se lo faccio pubblicamente, perché è stata anche la spinta che non mi fece rispondere all'interrogatorio. Innanzitutto, quando mi spiccarono questo mandato di cattura, respingo tutte le accuse finora formulate.
Ma arriva sto mandato di cattura e mi pigliano di Fossombrone e mi trasferiscono dove ha lasciato il piede di Gesù Cristo, a Nuoro. Contrariamente a tutto lo spirito della Costituzione e della legge penitenziaria. E arrivo lì, isolato, mi mettono in una sezione chiamata la Porcinaia, per fare un quadro, in una cella che è 1,80 punto porta, perché è un triangolino, e 2 metri e 4 di larghezza, punto più largo. E pensi che al centro di cella potevo toccare, era tutto dentro, gabinetto, lavandino, letto a muro, e si alzava e uno toccava anche il tetto perché era bassissimo. E lascia pensare come mi sentivo io da questa situazione. Poi mi fanno la nomina di 2 avvocate senza avere nessuna autorizzazione. Mi nominano 2 avvocate di fiducia, che io non ho comprato, mi fece piacere perché sono i miei avvocati, che oggi sono qui in aula, ma senza autorizzazione. Il giorno che mi debbono interrogare, danno l'appuntamento ai miei legali di andare a Fossombrone, mentre a me sanno di avermi fatto trasferire a Nuoro. Poi vengo a Nuoro e non avvisano i miei legali, vengono senza regali, e lo vedo tutto risolente. Dice: lei vuole rispondere? A che devo rispondere? E allora dice: se mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Se lei domanda a Buscetta, cosa ha da dire? Perché chi lo manda? I miei, questo considero io mandato di cattura di Buscetta e di nessuno più. Ecco perché non ho voluto rispondere. Ora qui a lei dico: io da tutte queste cose potrei dire una sola cosa, ero in carcere e quindi assolutamente impossibilitato, pur volendo, a poter commettere tutti questi reati, tutte queste cose che si dice. Questa è una fantasia. Per quanto riguarda Pettinato, che asserisce di aver avuto confidenze di questo di Cristina, chi è di Cristina mi pare che ieri in quest'aula è stato illustrato la personalità di Cristina. Ma come se non bastasse, a sto Pettinato forse ci va in sogno, sto di Cristina ogni tanto e ci dice delle cose diverse di quelle, o aggiunge delle cose che prima non ci aveva detto. Perché se Cristo è morto ora in sogno solo ci può dire a dire certe cose. Ora, se lei confronta le deposizioni di Pettinato in quel processo che io la prego di richiamare, le mie dello stesso Pettinato, e li confronta con questi fatti, in questo vedi che c'è dell'aggiunta, come queste cose che aggiungono qualcosa alla voce, una prolunga, insomma, materia. E questo lo avvicini però, perché sì, altrimenti non aggiunge niente. Era, cado dalle nuvole e vi respingo sdegnosamente queste insinuazioni. Poi ci sono le accuse di Buscetta, che dice che lei era entrato a far parte della cupola o commissione. Dopo che questa commissione, insomma l'organizzazione Cosa Nostra, era stata retta da un triumvirato, poi lei sarebbe entrato nella commissione. Entrando in questa commissione, però alcuni elementi come il Bontate e il Badalamenti si lamentavano che lei avrebbe fatto per esempio eseguire il sequestro dell'ingegnere Luciano Cassina. Sto riportando le cose che ha detto Buscetta, che lei ha sentito anche qua in aula. Sì, ma tanto per Buscetta bisogna che si decide. Sì. Qui di fronte alla Corte di Reggio Calabria dice che io non sono un uomo d'onore, che non mi ha conosciuto mai. Ora qui mi accusa addirittura di essere parte della cupola, della cupola. Io la prego anche per questo di richiamare la deposizione del Buscetta in quella cosa. Nel processo, cioè, a Reggio Calabria? Interrogato qui, sì, proprio in questo posto. Ma c'era se mi conosceva o non mi conosceva. L'abbiamo disposta noi. Ha detto che non mi aveva mai conosciuto come uomo d'onore. Sì. Quindi ora qui Buscetta dice un'altra cosa. Come si fa ad andare a presso? Ha dichiarato che lei che non lo conosceva come uomo d'onore o che non lo conosceva come persona? Perché qua ha dichiarato che non mi conosceva né come persona né come uomo d'onore, dicendo il falso, perché come persona mi conosceva. Ed io posso qui chiarire come mi conosceva e se mi ha consentito dimostrare il perché di questo Buscetta si accanisce tanto
contro i corleonesi, quando si parla sempre di corleonesi, corleonesi, corleonesi come insomma, si chiarisce, non come cittadini di Corleone, sia ben chiaro. Questo io ho cercato di farlo chiarire più volte, come persone di queste cosche che dice lui. Il riferimento, quando si riferisce ai corleonesi, tutto l'odio è sempre contro di me, anche se coinvolge qualche altro, ma è sempre un motivo di rancore nei miei seguaci. E io l'ho spiegato alla Lo spieghi pure qua. Come ho conosciuto Buscetta? Io avevo delle amicizie con i Greco, non questi imputati ora, ma altre due famiglie che sono cugine tra loro. Cicchetera, cioè, Cicchetera, Abramele Paolino, suo frate Penè, Giovanni e altri tre fratelli, Ingegnere, Nicola e Paolo. Siamo stati sempre in buoni rapporti e quindi lui è capitato più volte di venire accompagnando a Cicchetello, detto Saschetello e qualcuno Cicchetello, e vedermi, e quindi capitò di offrirsi anche il caffè assieme. Quindi mi conosce, non è una volta, è capitato diverse volte. Dove la vedeva lei Cicchetello? Mi ha visto diverse volte in casa di Totò Cicchetella. Abbiamo preso il caffè assieme. Ma chi è questo? Buscetta, con me. In qualche altra volta mi ha visto ancora, in qualche altra occasione, nella tenuta Costa, che alle volte si faceva qualche mangiata così, a specie di pasquetta in campagna, carciofi arrostiti, pesce, quello che c'era. E allora lui è venuto più di una volta a accompagnare sempre, perché lui era semplicemente una specie di autista, di accompagnatore di Cicchetella, e si trovò lì, l'ho visto lì, quindi come non mi conosce? Ma questo diverse volte mi ha visto al lato destro della tenuta Costa, gestita da Cicchetella e da Nicola Greco, che c'era un pozzo. L'ultimo periodo ho cercato di fargli ricordare, c'era un operaio che, siccome era un'annata seccitosa, il pozzo voleva essere scavato perché la pompa non mi scava più. Un'annata? Seccitosa. Ah, ho capito. E allora doveva essere approfondito la falda freatica per poter pescare un po' di acqua in più. E c'era un operaio che scavavano, e lui è venuto accompagnando Cicchetella, mentre io ero lì che parlavo con Nicola e mangiavamo in campagna così all'aria aperta. Quindi non può dire che non mi conosce, e l'ho fatto rilevare, e lui insiste nel dire che non mi conosce, negò queste cose semplici, queste cose che non era niente di male tutto questo. E allora ho cercato di farci ricordare di un'altra occasione che è molto più pertinente al fatto del ricordo. Dopo la mia scarcerazione avvenuta alla fine del 69, nella primavera inoltrata del 70, è venuto a Catania, in una villa dove io abitavo. Era di sua proprietà? No, non era di mia proprietà, era mia disponibilità, ma non era di mia proprietà. E allora vede questo Cicchetella ed io avevo interesse di parlare con questo Cicchetella. Nella primavera del 70? Nella primavera del 70. Questo Cicchetella mi viene a fare delle proposte, come ebbe modo di dire, perché erano interessate a un corpo di Stato in Italia, un golpe militare. E allora, siccome in questo frangente si è creato il mito Leggio attraverso i processi, attraverso tutto un cumulo di cose, si voleva da parte dei militari la mia presenza per accertare eventuali accordi. Perché assumere delle responsabilità, che io avallasse accordi che questa gente aveva preso. Queste erano venute dall'America, faccio presente anche questo perché è importante questo discorso.
queste erano venute dall'America per contrattare questo. Queste sarebbero Buccichetello e Buscetta, però e il Buscetta. Primo impatto io l'ho solamente avuto a Cecchetello. A Cecchetello stiamo un giorno assieme, parliamo del più e del meno, ed io mi lamento che lui viene con Buscetta, e gli ricordai tutte le questioni che lui aveva in famiglia tramite questo accompagnamento del Buscetta, perché era la famiglia, era sempre discussione che avevano tra fratelli, quasi a litigare, perché non consentivano l'accompagnamento, famiglia all'antica piena di pregiù, non consentivano l'accompagnamento, se facesse accompagnare questo Buscetta, perché dice che conoscevano Buscetta, conoscevano la famiglia da quale deriva, e quindi non ci piaceva questa cosa completamente, gli volevano imporre di non farsi accompagnare o perlomeno di non portarlo in casa. La famiglia, quindi, scusi, non ho capito bene, la famiglia di chi? Del Cecchetello, di Greco? Dei Greco, i fratelli, la madre. Non vedevano bene. Di buon occhio questo maledetto Buscetta. E allora c'erano sempre queste questioni, anche gli altri cugini non volevano, dice, ma perché? Lei questo che gliel'ha detto il... Io gliel'ho detto perché a Sasana, no, con Alma prima a lei, che l'ha detto? Ero presente, di meno si nascondeva, ho assistito diverse volte a fare la paciere, dicendo ma che volete fare, si fa accompagnare, ha bisogno. Alla buon'anima la Zia Santa, prima di morire, ha voluto vedermi, sono stato un'oretta in casa di questa povera vecchietta, si è afferrato la mano, mi raccomando, diglielo tu, Totò. Che lascia questa amicizia, non mi piace, perché deve litigare con tutti in famiglia, perché non deve accontentarmi, deve farmi morire con questa preoccupazione di questo. Sì, ma perché non glielo dice lei? L'accontenterà, stia tranquilla, io farò del mio meglio. E allora gliel'ha detto di fronte a me, che lei avesse voluto contente, a patto che lui ci giurava che avesse rotto questa amicizia. E che quello ha detto, dice, ma mamma, sempre tu sei, sempre la stessa cosa, sempre... e se n'è andato all'altra stanza, insomma. Questo. E allora io in quell'occasione ci ricordai, Totò, ma cerca di ricordarti perlomeno le ultime parole di tua madre, che poi sta poletta dopo mezz'ora è morta. Insomma, perché questa amicizia, questo tizio? Dice, ma sai, mi viene dietro come un cagnoletto, ha sempre tutte queste cose, sai com'è, questo era un anti-adulatore questo Buscetta, e allora questo si lasciava, siccome gli uomini quasi tutti abbiamo bisogno, sì, di essere guardi, adulati. Se lei non si avvicina al microfono io temo, infatti ho preoccupazione che non si possa registrare, siccome tutti credo che abbiamo bisogno di essere adulati. Totò ci piaceva che questo l'adulava, l'accompagnava, lo lasciava, lo pigliava, e aveva un Opel in quell'occasione, lui era sempre dietro al suo Don Greco. In quell'occasione della venuta lì a Catania, io non dissi né sì né no di tutto questo. Io sono detto, sai, su cose al di là da venire, e poi cose che ancora cercate di mettervi d'accordo, io non sono tanto interessato, non ci vedo bene, ma sai, ma tu non devi assumere responsabilità, siccome il tuo nome è stato messo troppo alla luce, vogliono la tua presenza, vogliono, se, ci devo pensare, non ti deve essere chiamato. Cioè, vabbè, in questi giorni si passo. Premetto che io avevo di fare un'imbasciata a Stuttgart da parte della buon'anima di Angelo La Barbera. Sento dire che io ero un nemico, io non sono stato mai nemico di nessuno, io sono stato sempre un uomo tranquillo, e lo dimostra il fatto che se io ero un nemico o contrario o a favore di uno o a favore di un altro, sono cose che io queste cose li sconosco. Angelo La Barbera non fosse venuto nella mia cella. Angelo Barbera fu in carcere con me in quel di Bari ed è venuto nella mia cella. In quell'occasione che venne per curarsi perché era malato, mi disse, tu mi sicuramente esce, magari comunque ci mi deve fare una cortesia, a conoscenza dell'amicizia mia con Cecchetto, con la famiglia dei Greco, deve dire a Cecchetto di non ascoltare una parola di tutto quello che gli ha raccontato Buscetta.
questo è un verme, è un seminatore di zizzania. Con parole accorate, sì, questo è la ragione di tutti i miei guai. Di questo lo dico perché è venuto anche a interrogarmi il dottor Falcone, e l'ho detto al dottor Falcone. Solo che mentre io ho precisato che ragione di tutti i miei guai, il dottor Falcone ha aggiunto in Palermo, io ho parlato ragione di tutti i miei guai, poi se erano a Palermo o erano in America o erano in altri posti, io non li so. Quello che avrebbe detto la Barbera, questo della Barbera, cioè, ho fatto anche questa imbasciata a Totò, quindi nasce, ne ho fatte ancora altre, ho detto quello che non avevo mai detto prima a Totò per convincerlo a staccarsi definitivamente di questo Buscetta. Se guarda Totò, noi non abbiamo avuto mai modo di parlare di Buscetta perché io non volevo mortificarti, darti un dispiacere, ma ora diventa per me un bisogno di dirti certe cose. Oltre a questo discorso del della Barbera, vedi che io a Buscetta lo conoscevo da vecchia data, lui forse non mi conosceva, ma io lo conoscevo, e ci raccontai un particolare che, se vuole, ve lo racconto pure qui. Il particolare lo conoscevo negli anni dal 51-52. Io ho conosciuto, avevo un'amicizia con una donna. E una donna? Una donna, sì. Che spesso, occasionalmente, ci incontravamo a Palermo. Mi trovo un giorno in compagnia di questa donna nella discesa o salita delle Vergine. L'indomani, quando mi viene a trovare, cerco di, voglio spiegare di che si tratta, perché l'ho vista imbiancata, intimidita, tremante, dice: ma cos'è? Dice: quello è Buscetta e l'altro è mio fratello, era mio fratello. E mi racconta tutta una storia sua, che il fratello, essendo una specie di pazzo, un ammalato mentale, Buscetta lo plagiava, parlandoci sempre d'onore, di comportamento, di famiglia d'onore, una donna che fa parte a un uomo d'onore non deve avere il ragazzo, non deve avere questo, non deve uscire di casa tu come permette a tua sorella. E ha spinto più volte quel povero ammalato a rompere le gambe e le braccia a delle persone che si univano. Quindi questa povera era infelice, questa povera donna è presa da timore, perché questo a un certo punto ci fa fare. Poi in verità qual era lo scopo? Che plagiando il fratello cercava di approfittare lui di questa situazione. Quindi questo è Buscetta, un uomo che non lo so come definire, penso che potete definirlo meglio voi, vedatemi anche questo particolare. Dopo, nel periodo del 59-60, io ho un'amicizia, mia l'amicizia, non quella di Buscetta, con la buona anima di Ruzzuliana da sempre. Questa è un'amicizia. Sì, non si può. No. Se lei con non la buona anima di Dino Diana da sempre. Non succede solo con Contorno. Anche lui parla chiaramente. Quindi, però non deve parlare vicino al microfono, perché sennò non si sente. No, il volume, se ampliamo il volume del microfono, i mali no, diventano peggiori. Perché si distorce, come ha detto giustamente l'imputato. No, non è che me lo posso inghiottire. No, è la questione che deve parlare direttamente al. No. Ma non credo che si tratti del microfono. Non facciamo uso, penso che va bene così. Io penso che così vada bene. Però non si deve allontanare, perché no, non mi allontano, perché sono sofferente, ogni tanto ho bisogno di appoggiarmi alla schiena. Vabbè, e allora avvicini il microfono. Avvicini il microfono. Puoi appoggiare l'altro microfono. No, andiamo. Comunque,
sono in compagnia di Dino Deana, che avevo conosciuto nel 1946, perché lui si interessava come autista alla campagna elettorale del separatismo. Si chiama Dino Deana. Dino Deana. Con la D. Bernardo Deana, perfetto, vero? Io lo chiamavo Dino. E quindi c'era un'amicizia fraterna. Eravamo giovani tutti e due, lui era pratico di Palermo, per me era quasi un punto d'appoggio anche per il desiderio di divertirci e cose. E si andava a mangiare, spesse volte ho visto questo Buscetta al bar commercio, quindi non era solo le volte precedenti che mi aveva visto, ma mi aveva visto anche in compagnia del Dino Deana. È venuta una donna dall'America Argentina. Dino me la presentò, si erano conosciuti in America, siamo andati a mangiare da Cirillo assieme, passeggiando così, se non che un giorno, mentre lei soggiornò a Palermo qualche settimana, Dino si allontana perché doveva fare un contratto di macchina, che lui si interessava completamente delle macchine. Dice, siete in compagnia, ho andato a pigliare un dolcino, ci fai compagnia, tu va bene. E questa donna mi racconta che nel 55 in Argentina, avendo conosciuto il Dino Deana, ci mette un appartamento a disposizione. Dino Deana, non so se erano andati assieme in Argentina con Buscetta o se sono visti in Buscetta, gli favorisce la chiave a questo Buscetta. La donna va nell'appartamento per trovare a Dino Deana, se non che trova il Buscetta. Buscetta che dice, parla di amicizia e di onore e di tante altre cose, niente fa. Aggredisce questa donna, gli straccia tutti i vestiti, la maltratta, la bastona a sangue. Miracolo volle che tra tutto questo battibecco che dura un bel po', arriva un altro amico di questa donna e trova questo ambiente, riesce a toglierla dalle mani, caccia via lui, implora questa donna di non dire niente a Dino, perché diversamente sarebbero state conseguenze gravi. Questa donna capisce e non dice niente. Ora, questa donna in questo momento mi racconta questo discorso e mi fa anche il nome della persona che la salvò da questo Buscetta. Ora, questo è Buscetta, io non lo so definire questo Buscetta. E allora, questa donna come si chiama? Preferisco non dire niente di queste cose. Però il nome dell'amico? No, l'amico comune, sì. Viene in quest'aula, se ha dignità si presenta da solo. Voi altri potete credermi o non credermi, io vi dico la verità. Questa donna mi disse, Luciano, perché siamo entrati subito in convenzione, cerca di salvare Dino di questa amicizia, ma che io non è che sono, non so, un uomo che posso fare la miseria, cercherò di dire, ma non credo che si vedono troppo così. Dice, ma sai, c'è un pericolo, è un vastaso, farò del mio meglio per cercare di convincere Dino ad allontanarlo. Questo è un altro episodio che io in quell'occasione ho raccontato, ho sentito il dovere di raccontare a Totò Cecchetti, perché a Catania, quando è venuto da solo, quando vedo che questo insiste ad averlo sempre come amico, ho raccontato la vita di Buscetta, quello che io conoscevo di Buscetta. Quindi, e che le disse il greco? Mi disse, si è alzato le spalle, ha detto, ma sai, vicino a me non viene sempre, ha voluto che ci facesse il compare, ha voluto questo, io spero di cose brutte non farcene fare mentre sta vicino. Neanche passa 8 giorni e mi vedo spuntare. Cecchetti,
con Buscetta, aveva la delicatezza di lasciarlo fuori sulla strada. Viene, sai, mi disse, dov'ero, l'amico gli scappò che dovevo venire a salutare te, allora lui ha voluto, vengo, lo saluto pure io, mi fa piacere incontrarlo, mi fa piacere, fammi parlare pure a me. E visto che l'aveva lasciato sulla strada, anche per dovere di ospitalità, dice, beh, fallo entrare, è inutile che lo lasci lì. E così è venuto in casa mia, in compagnia di Totò Cicchinelli. Sono state tutta la giornata con me, sono partiti il pomeriggio tardi, e siccome lui è sempre, ha avuto la mania di grandezza, la mania di essere alla moda, era preoccupato perché non aveva un paio di pantaloncini perché sentiva caldo per la guida. Io ce l'avevo un paio lì sul divano, cioè, si pigli questi qui, ci vengono comodi, si l'ha provato, ci vengono, si va bene, l'accetto, li gradisco, così mi metto in pantaloncini per guidare. E in quell'occasione aveva sempre un opera, perché lui è un amante di opera, aveva un'opera Verdina targata Zurigo. Ora, i discorsi sono stati quelli di prima, semplicemente di convincermi a che io aderisse a avallare questo discorso, con promesse, ma Luciano, tu hai processi in corso, noi ti possiamo garantire la libertà, il tuo certificato torna pulito, ma guardate che io non ci tengo a queste cose, io, quello che mi interessa a me vedere è qual è la situazione del paese, non la mia libertà o il certificato pulito. Cioè, ad un certo punto io non mi devo arruolare in nessun esercito, quindi non mi serve. Ad un certo punto se ne sono andate. Si parlava sempre il greco o parlò anche il Buscetta? Buscetta, io sono un po' naturale nel trattare, e quindi se non lo sentivo glielo facevo capire, non gli rivolgevo la parola, lui era lì presente, seduto, per una cortesia sempre a Cicchinelli, cioè, offrivo un whisky pure a lui, offrivo, insomma, è stato lì, è mangiato lì, ma io, lui assisteva ai discorsi e acconsentiva con la testa, o quando parlava il compare lui cercava di dire qualche parola, però io materialmente non ho parlato quasi niente, all'infuori del saluto delle piccole questo Buscetta. Però, siccome credo di essere un conoscitore di uomini, quando questi se ne sono andati, io ho lasciato quella bellissima comodità, quella bellissima villeggiatura, e me ne sono andato da Catania. Ho lasciato quella bellissima comodità, quella bellissima villeggiatura, e me ne sono andato, perché non stavo più tranquillo di fermarmi, già essendo ricercato per ragione di confine, c'era tanta pubblicità sulla stampa, a stare dove Buscetta mi sapeva. Senta, ma perché si rivolsero a lei? Lei diceva il mito, si era creato il mito legge. Certo, certo. Ma questo poteva valere per i terzi, per la gente che non lo conosceva, ma Greco lo conosceva bene. Aveva lei un rapporto? Ma non è Greco che mi vuole, questo è il punto. Il Buscetta? Nel Greco né Buscetta avessero benissimo fatto a meno di me, ma è la controparte che vuole il mio avallo. E la controparte sarebbe stata? Militare, io non li conosco, loro hanno trattato. A me mi si parlava di militare, di colpe militare, e questo io riferisco. E allora sono venuti ancora per propormi, ma io non mi faccio trovare. E insistono, alla fine del 70, sono venuti ancora i primi del 71. Sempre le stesse persone? Sempre le stesse persone, sperando che io, forte della riconoscenza o dell'amicizia che avevo con questo signore Cicchitella, mi avesse fatto trovare.
se non che io non lo voglio vedere più, perché poi lui continua ancora a insistere, dopo tutto quello che ci avevo riferito, ad accompagnarsi a Buscetta, ho perso la fiducia anche in lui. Allora, la seconda volta dov'è che lo vennero a trovare? Non mi vennero a trovare, mi cercarono, io non l'ho ricevuto più, né all'uno né all'altro, ho tagliato, ho rotto completamente, perché sono rimasto anche male, come ti dico chi è Buscetta, ti dico, e tu vieni con Buscetta a trovare, continui ancora a venire con Buscetta, ma vai a quel paese, tu e Buscetta, insomma, accettemene, questo è in sintesi. Nel mentre, quando io qui l'altra volta ho detto che è la mia condanna, era in preparazione e in conseguenza, le mie condanne sono frutto di preparazione e in conseguenza di questo mio rifiuto. E non ora, ma in quel di Reggio Calabria ho fatto il nome del ministro degli interni che andò a Bari a forzare la mia condanna. Perché la mia condanna non è processuale, la mia condanna è politica. Con la scusa di dare un esempio, andò a imporre una condanna. Quindi ora credono di avere ancora più l'arma nelle mani per potermi scattare. Mi si promette che io non devo tener conto, mi si dava il cartellino pulito, io non avevo, dovevo avere paura del ricastro, non dovevo avere paura di niente, purché avallasse, mi impegnasse in quel dato. Ed io ho rinunziato anche alla libertà. Cioè lei ha rifiutato di partecipare tutto, a questo, ho rifiutato tutto, di dare l'avallo, di dare l'avallo, costi quel che costi, non me la sono sentita di avallare la possibilità di portare il paese in un regime totalitario, perché io sono vissuto nel periodo di quando si stava peggio e so cosa vuol dire. E poi è chiaro a tutti cosa succede nei paesi dove reggono i militari, quindi non me la sono sentita e ho detto no, facciano quel che vogliono, non ci tengo, non mi interessano i soldi, non mi interessa la libertà, non mi interessa niente, io questo peso sulla coscienza non lo voglio. Ecco, è stato il mio rifiuto netto. Ma dico, io ho visto che lei in sostanza non è la persona, come dice lei, che loro volevano far credere o che si faceva credere. Bastava dire io non sono in grado di poter avere nessun avallo. Ma guardi, questa gente andava... Sempre per i militari, perché Greco lo conosceva bene. Ma questi erano andati da principio, forse al primo contatto, questa gente hanno detto che io ero con loro. Questi Greco, sì, il Greco è Buscetta. Greco chi per Greco? Greco era in America, Greco è venuto portando l'assicurazione dell'interesse anche americano, benedetto Dio, è tanto semplice il discorso, è Buscetta. Quindi chi doveva arrollare o arrollò tutta questa massa di gente, 7.000, 8.000, perché il corpo di Stato apparisse uno stato di necessità, che quello che si doveva creare, l'impegno che questa gente voleva, che si creasse un clima per cui il corpo di Stato venisse giustificato, uno stato di bisogno. Questo era mascherare il corpo di Stato non come intenzione di corpo di Stato, ma un motivo di necessità, perché l'ordine pubblico era squassato, perché c'era quello che c'era in Italia. Allora, ho capito bene, un clima di disordine doveva essere. Un clima, bravissimo, un clima di disordine. Che doveva essere provocato questo, per consentire e giustificare una reazione. Per le persone che questa gente vantava di avere arruolato e di avere a disposizione. E come propositi insomma, diciamo, concreti, le dissero qualche cosa, fecero un accenno, cioè bisognava questo disordine come doveva essere provocato? Tramite atti militari, ovviamente. Attaccare. No, non c'è il disordine, vedi, i militari. O i politici, militari. Non mi sono spiegato bene. Cioè con attacchi di carattere militare, non da parte dei militari.
Diciamo, questo disordine come si doveva creare? Con la delinquenza comune? Come si creano con i guerriglieri, come si creano in tutti i paesi dove c'è terrorismo, con terrorismo. Attentati. Ma certo, con eliminazione, non lo so. Quindi io dovevo essere il tramite, cioè la testa di legno, materialmente, diciamola in termini più... che doveva avere rapporti con chi disponeva i vari sentenze, le varie attentate che si dovevano fare, quindi la persona diretta per cui loro si fidavano di me, ecco, volevano il mio avallo, e siccome c'era da impegnare miliardi, c'era da impegnare ambiente logistico, c'era da impegnare tante cose, volevano... Mi chiesero anche la partecipazione sua oltre che l'avallo, cioè che lei si impegnasse personalmente o tramite altri. Volevano il mio, anche perché loro, quelli hanno chiesto: Luciano, c'è con voi altri? Sì. E allora sono sempre andato, questa gente che andava a coronare sotto il mio nome. Quindi questa gente comincia a dubitare, invitando una prima volta, una seconda volta, una terza volta, perché io presenziassi. Io non so niente, Presidente, io sono all'oscuro, e questa gente pazza che andava a servirsi del mio nome. E allora vedono la necessità, e siccome la mia amicizia con Cecchetera era... all'ordine del giorno della festa famiglia Greco, ecco che viene anche Greco per convincere me ad accettare questa possibilità. Chi può convincere Luciano a partecipare a questa cosa? Toto Greco, ecco, interessato nella faccenda, dice: vabbè, ci passo io con Luciano, se, visto che loro hanno l'impegno che non si può scegliere altre persone che vogliono per forza Luciano messo avanti. Se non che Luciano non accetta. Non accetta, non si piega a nessun ricatto. No, senta, né con la libertà né col denaro, né con niente. Toto Greco le restò urtato. Le restò urtato da questo suo rifiuto. O ma soltanto nel primo contatto. Anch'io, per quanto non ho un titolo di studio, non ho niente, cerco di essere il più diplomatico possibile. Per diversi motivi io sono in mano a questa gente che cerca il mio coinvolgimento. Quindi lascio così la cosa in dubbio. Nel vago. Nel vago, ma è una cosa ancora da venire, Totò, cercate di essere sicuri prima di fare questi discorsi, poi io non ci vedo, insomma, ho cercato così, a trasennesce, come si suol dire, di dare una botta alla botta e una tratta in bagno, fino a che poi però decido, me ne vado, perché qui non posso stare più, perché capisco che c'è una qualche cosa che io devo impegnarmi, e di qui il rifiuto, mentre sono in mano a loro, mi viene più difficile, ed ecco perché io lascio anche, una per il motivo di Buscetta e un altro perché allontanato di lì sono in casa mia ed io posso dire no, quindi non li ricevo più. E così, e poi naturalmente non è che potete restare buono, io penso che dovete restare male, a meno che non è subentrato un po' di disriflessione e dire: Luciano ha fatto bene. Lei Toto Greco lo vede più? A Cecchetera dopo di allora non l'ho visto più, però fino al 70, 71, 72 sono venuti, perché hanno sempre cercato di questo allacciamento, ma io l'ho rifiutato sempre. Da quel momento non l'ho voluto vedere più. Lei l'ha saputo da terze persone che loro, certo, l'avevano cercato? Certo, certo, l'ambasciata venivano da terze persone. E ora, di fronte ai suoi, potrebbe indicare controparte, il nome di no, Presidente, io lo sto chiedendo. Di fronte alla controparte, qual è stata la definizione? Luciano ci ha traditi. Presidente, io non ho tradito nessuno. Luciano ci ha traditi, mentre erano loro che tradivano me andando sotto il mio nome. Questa è la situazione. Le dico semplicemente, non faccio nome, ma io sono stato sempre intimo di tanti ufficiali,
Tante? Ufficiale. Ufficiale dell'esercito? Ufficiale dell'esercito. E guarda caso al mio paese ce n'era uno che si chiamava Leggio come me. Questo per come io potevo conoscere qual erano l'intenzione di questo. E il sospetto perché nasce, perché quando loro dicono che Luciano è ammalato, Luciano non può venire, Luciano non lo possiamo portare perché ci vuole la barella. Dall'altra parte c'era qualcuno che gli diceva: vedete che vi stanno pigliando in giro, Luciano sì è ammalato ma non in questa condizione. Io non ci credo che qui ci sarà sotto qualcosa di marcio, qualcosa di, che può darsi che Luciano non sappia niente di queste cose. E allora nasce dall'altra parte, ancora più prima che sborsano, prima, perché lei capirà quale sovvenzionamento occorrevano per l'organizzazione di 2.000, 3.000, 10.000 uomini, non so quelli che avevano loro preparati per questa situazione. Quindi vogliono il mio avallo, insistono nel mio avallo, cosa che ci viene rifiutata. Ecco perché dico il Buscetta, vista e considerata l'amicizia che perdura ancora con Cicchetera, nel ritornare a venire ancora in compagnia di Buscetta, Buscetta considera me l'uomo che ha infranto i suoi sogni di gloria. Ma sogni di gloria in che senso? Che cosa avrebbe dovuto? Come carriera politica oppure se non, è, non ha come terrorista. La statura politica né quella terroristica, quella di afferrare soldi, quella che può portare un cambiamento in un clima politico in un paese, significa non so, a parte, significa forniture, logistiche, militare, armi, contrabbando, insomma, sono in gioco, ci sono centinaia e centinaia di miliardi che girano e che avendo lui, essendo lui a portata di mano, a contatto con gli americani, a contatto con tutta una sua situazione, spera di avere la parte del leone. E questo un malato come lui di megalomania, vale più anche il potere, vale più dei soldi. Il senso del potere, e Luciano ha infranto tutti questi sogni e c'è quest'odio mortale verso i corleonesi. Perché cosa succede? Succede che al mio rifiuto si perde l'affare, e si perde l'affare contro la controparte, che sono costrette ad andare a dire: Luciano ci ha traditi. Che era considerata determinante. Era considerata determinante la mia situazione. Ma non è solo questo. Verso queste persone stesse che loro possibilmente avevano coinvolto, volevano coinvolgere, sono state costrette a una giustificazione, non si fa niente. La colpa era Luciano. Ora, questa gente, arrivato a un certo punto, finisce per seguire il mio esempio di non immischiarsi più. Quindi questi si vengono a trovare con una mano davanti e un'altra di dietro, nessuna fiducia di fronte ai militari, nessuna fiducia di fronte alle persone con cui cercavano di coinvolgere. Quindi tutto l'odio dove può sfociare? A Luciano, contro Luciano. Ed ecco perché Buscetta è così accanito contro il corleonese, e questo è il motivo, non ci sono altri motivi, che sono molto 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 grave. Lei ha conosciuto quindi la Barbera ed era buon amico di la Barbera, no? Ma l'amicizia mia alla Barbera era relativa, così, qualche incontro occasionale, perché c'era il bar Cuba, il bar Cuba qui all'angolo tra Politeama e Via Libertà. E lì accanto lui frequentava, non so se era suo cognato o chi era, io ero quasi sempre lì, capito di vederlo più volte, così a pigliarsi il caffè. Rapporti di affari ne ha avuto con la Barbera? No, mai. Però l'amicizia mia con Totò Greco o con la famiglia del Greco era saputa, perché si andava in giro, capitava occasione di vedersi assieme. Lei quando l'ha conosciuto Totò Greco? Ma molto tempo. Io prima di conoscere il dottor Greco ho conosciuto a Paolino, la buon'anima di Paolino, il fratello maggiore, con un paesano mio, siamo diventati buoni amici, e poi così andò l'amicizia con i fratelli. È lontano nel tempo questo discorso. Quindi ragazzi, questi
un po' appassionati di macchine, un po' io anch'io avevo un po' il tifo della macchina, ragazzo, e quindi ci siamo frequentati a caccia, cose. Stefano Bondate l'ha conosciuto? Sì, ho conosciuto il padre. Il padre? Il padre, a Don Paolino in Bondate, sì. Sì, Paolino. Sì. E Stefano? Stefano l'ho conosciuto pure, ma era ragazzo, non era. Non c'era tanti rapporti. Capito qualche volta che io sono stato a mangiare, perché la mamma di Paolino Bondate aveva un fratello, Mommino, che era cieco. E spesse volte con Dino Diana capitava, eravamo assieme a Molina, e a mangiare a me casa facevamo un po' di compagnia al fratello, al banana del Mommino, e allora si mangiava sotto la pennata, che c'era entrando così all'interno, all'aria aperta, una specie di tettoia, e si mangiava da vedere, era bello, e così si faceva compagnia un po' a chiacchierare a questo Mommino che era cieco. Quindi lo conosco benissimo. Potrò inserirlo? Mai visto. Non ho avuto mai occasione di incontrarlo? Non lo conosco, neanche sentito nominare, tranne che della stampa dopo la disgrazia. A Michele Greco lo conosce? Non lo conosco, l'ho visto qui in gabbia, poverino, so quello che è stato succedendo. E siccome io sto passando, ho passato tutta la vita dei guai, considero a chi passa i guai così. Non ha avuto occasione mai di incontrarlo? No, mai. E a Fondo Favarella non c'è andato mai? Mai, no. Sospendiamo 10 minuti, perché anche l'imputato si deve riposare e siamo un po' tutti stanchi. Non lo facciamo soltanto la sospensione. Dunque, per taluni imputati, lo facciamo per tutti. Dunque, allora sospendiamo 10 minuti l'interrogatorio e poi lo riprenderemo. Sì. Il microfono. Sono l'imputato Lombardo Giovanni, ho da consegnare una missiva a lei, signor Presidente, se mi è permesso. Sì, va bene, lo dia ai carabinieri che me la fanno. Grazie. Allora riprendiamo l'interrogatorio, si può fare condurre l'imputato. Grazie.
non è che ci sarà. Sarà l'impostore. Allora, riprendiamo l'interrogatorio. Lei, prima di essere arrestato, che attività svolgeva? Io sono stato, sono un agricoltore nato. Agricoltore nato. Sì, si ricordi sempre di parlare vicino al microfono? Sì, ma più così. No. E per consentire anche la registrazione. Cercherò di mettere un po' di voce. Sì. No, 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 e se lei parla un po' più vicino comunque si sentirà male, ma si sente. Se lei parla da lontano non si sente completamente. È un agricoltore nato, quindi si è occupato sempre di agricoltura. Agricoltura, sì. Ma quando si è trovato a Milano ha svolto pure... Io non potevo fare l'agricoltore. La mia attività, prima di tutto sto bene. Non sono un miliardario, come dicono, ma non sono neanche... un poveretto, insomma, non ho bisogno di lavorare per vivere. Come consistenza? E anche se dovrei lavorare non potrei, dovrei cercare un lavoro leggero per ragione di salute. Come consistenza immobiliare lei di che cosa possiede? A mio danno, a mio carico niente, però sto bene. Sto bene, bene dal punto di vista immobiliare o dal punto di vista economico? Diciamo, del denaro. Ma io penso che quando si tratta di proprietà, o sia denaro o sia immobiliare, è la stessa cosa. No, per saperlo, noi, sì. Se ce lo vuole dire. Sostanza... No, io posso dire il peccato, non il peccatore, Presidente. Io posso dirle sto... Lei vuole bene. Dire che tramite altri, insomma. Sì, sì. Non solo, ma questo risulta anche da un mio comportamento. Appena uscito dal carcere di Bari, io mi sono portato in quel di Bitondo e stavo cercando di comprare una fattoria che a quei tempi, dico a quei tempi, si trattava di spendere 350 milioni. E quindi io, e siccome sono un buon amministratore dei miei questa beni... Questa posizione economica come l'ha raggiunta? L'aveva, insomma, diciamo, a vita? Potete richiamare, per non evitare di creare tutta la storia della mia vita, potete richiamare gli atti di tutte le mie deposizioni che si trovano in giro, che dappertutto risulta. Perché io ho detto come ho fatto i soldi da ragazzo, come non mi sono mai... Ho sfiorato la legge, non sono un santo, e ho accumulato delle ricchezze, non miliardarie però, che mi fanno vivere bene, abbastanza bene. Che le permettono di vivere, insomma, abbastanza bene. E quindi questa attività comunque che lei ha svolto è stata sempre un'attività di agricoltura? Un'attività agricola. Ho dovuto cessare io l'attività di agricoltura, perché non potendo andare in campagna ho dovuto smetterla con l'agricoltura. Però no, dicevo non... quella che le ha consentito di accumulare questo patrimonio. No, non è stato tutta agricoltura, anche l'agricoltura mi ha lasciato sempre dei buoni guadagni, ma non di fare. Io ho fatto del mercato nero del periodo anteguerra, durante la guerra e dopo la guerra. Perché dopo la guerra non era facile, ancora c'era il consorzio, l'obbligo, si figura che un quintale di grano veniva pagato 2.000 lire, 2.500 e poi 3.000 al consorzio agrario, mentre si vendeva 15.000 al mercato nero. Quindi io ho avuto modo di fare a grande stile questo mercato nero e guadagnare dei soldi. Abbastanza sufficiente. Ho investito bene, comprando allora brillante e conservandole attraverso i consigli di miei conoscenti in materia, e questo mi ha consentito. Se lei pensa che un brillante allora si comprava 70.000 bianco commerciale a carato, e quando era bianco-azzurro si trattava di arrivare a 120, 130, 150.000 al massimo, ora va a 6 milioni. E quindi lascio pensare a lei se posso stare bene o non posso stare bene. Io che impiegavo tutti i miei soldini in queste cose che... Insomma, mercato nero sempre di grano, diciamo. Sì, certo. Sì, mercato nero.
di altri cereali. Di altri cereali, di altre cose. Non è, mai non è stato mai. Non è, io nella vita ho fatto sempre quello che conosco, quello che so. Ho commerciato gli animali, ho commerciato tutta roba agricola, vino, ho commerciato in tutte queste cose, ho trovato sempre, anche da latitante, okay, ho avuto treni in società e risultano, una società aveva due autotreni che gestiva Giacomo Urrina, per questo coimputato mio, e che davano il suo guadagno. Cioè, ma io non mi ci giravo, era lui che amministrava la situazione. Lei conosce Bernardo Provenzano? No, conosco e sono, era intimo amico, non so come è morto, il fratello Giovanni, perché eravamo coetanei, siamo stati a scuola assieme e abbiamo giocato assieme. E quindi siamo cresciuti assieme, mentre questo Provenzano è molto più piccolo, come risulta anche dalla, e quindi non c'è stata possibilità di incontrarci e a frequentarci, perché non lo conosco. Anche se siete paesani, no? Anche se siamo paesani, ma il paese è grosso, io, e a dire che io conosco quasi tutti, allora conoscevo quasi tutti, vita e miracolo di ognuno nel mio paese, ma questo ragazzo non... Era all'età di 20 anni, perché poi io cominciai a essere ricercato giovane, a passare guai, e quindi mi sono un po' allontanato dall'ambiente. Ecco perché un ragazzo che ne ha 12 non può essere amico di uno che ne ha 20, perché uno che ne ha 20 cerca altri amicizie, mentre poi questa differenza d'età è irrisoria e non è niente quando si tratta di 30 anni o di 40 anni, ma in quell'età è differente. Ecco perché non lo conosco. E Totò Riina? Sì, lo conosco, siamo stati assieme in carcere. Solo in carcere? È un ragazzo prima... a cui sono molto affezionato, e tutto quello che dico di Totò Riina lo trovo assurdo completamente, è banale pure, assurdo e banale, perché l'ho conosciuto, è stato in cielo con me, e lui e l'altro fratello. Ma prima vi conoscevate come... No, lui no, perché questo ragazzo avevo passato un periodo di carcerazione per una stagione tra bambini allora, e quindi io non lo conoscevo, l'ho conosciuto poi in carcere. Antonino Faro l'ha mai conosciuto? Antonino Faro? Sì, in carcere pure. Anzi, lui mi scrive sempre qualche cartolina, e una volta mi disse: se mi permette, io voglio... Dove l'ha conosciuto, se lo ricorda? A Fossombrone. A Fossombrone? Sì. Ma io volevo... Ha dei rapporti? Scusi, sì. Mi scusi. Non rapporti con nessuno. A me, io non ho scritto mai a nessuno. No, non a porti epistolari. Dico, ha battezzato questo... No. No. O è figlioccio? No, suo. Così mi dice, se eventualmente io sono sacramentato, se mi volete semare, spero a Dio che c'è l'occasione, senz'altro, cosa deve dire un ragazzo, un povero disgraziato. Ma che si, l'ha fatto da... No, mi chiama, se lei permette che io chiamo Pasino. Sì, mi puoi chiamare Pasino. Perché c'è questa consuetudine alle volte, è vero? Di chiamare Parrino una persona che uno realtà... che vuole essere che aspirerebbe adesso alla Vesemo, che aspirerebbe a qualche cosa, mi chiamo Parrino, ce lei permette, è un segno di rispetto, sì, che viene adoperato anche se non c'è il motivo, il motivo non puntuale. È avvenuto ancora, non c'è stata l'occasione, o non c'è stata l'occasione che... una cosa fatta in carcere ci vuole permesse e autorità, quindi allora ecco perché non è avvenuto. Ma io ho fatto la socialità diverse volte anche con questo Nino Faro. Ma io volevo, prima sì, che mi sfuggi, a conferma di quanto ho detto prima, qui anche se Buscetta ha smentito il particolare che io ho testimoniato oggi, nelle interrogazioni che mi venne a fare Falcone chiedendomi se io sottoscrivesse quella dichiarazione, le ho sottoscritte, mi sembrò di capire
che lo stesso Buscetta, interrogato da Falcone, ha finito per ammettere la circostanza, mentre qui di fronte alla corte ha negato, di fronte a Falcone ha finito per ammettere, così mi sembrò di capire, può essere che. Quindi la pregherei, no, mai lo facciamo ritornare oppure lo andiamo a sentire. Oh, no, ma eventualmente, siccome Falcone l'ha interrogato, potete chiamare gli altri. Falcone l'ha interrogato a suo tempo. No, no, ora. E da questo, da quando io. Giudice Falcone. È venuto qui a interrogare me nella cella qui accanto. Ma non mi risulta che a chiedermi se io ero disposto a sottoscrivere, a confermare quella deposizione che aveva reso qui di fronte alla corte di Reggio Calabria. E io l'ho sottoscritta, ho fatto quello che ho detto stamattina, l'ho detto anche a lui, a giudice Falcone, e dal dialogo ho percepito che lui l'aveva interrogato e che lui, il Buscetta, aveva ammesso la circostanza. Quindi potete richiamarlo. Ma per se avere... ci fosse, prima dovremmo avere la certezza. Comunque la Corte non ha elementi per ritenere questo. Io sento il dovere di informarla anche di questo. Questo è il, c'è un problema di segreto istruttorio che ogni tanto funziona. Ma è un segreto. Siamo sempre lì. Eventualmente possiamo acquisire gli elementi direttamente come Corte. Guarda, io sono finito. Farli avere da un'istruzione. Se mi consente, ho finito per odiare i sarti. Da un periodo di tempo, da quando sento dire il giudice si mantiene troppo abbottonato, ma poi queste caspite di bottonature scappano dalla vergogna a faccia, insomma, e allora finisco per odiare i sarti perché non sanno abbottonare questi vestiti di giudice, ma che ci lasciano sempre il giudice sotto, ci lasciano sempre niente l'occhiele, non lo so, si aprono perché... non divaghiamo con cose che non vogliamo passare qualche domanda, ce l'hai? Ma io non ho segreti, i miei sono così, alla luce del sole. Comunque anche lei è rimasto abbottonato al primo interrogatorio, dico. Ma ha non spiegato è stata... le motivazioni, sì. Dico, però. Dico. No, non è stata abbottonatura, è stata una difesa. Se... Vabbè. Dunque, abbiamo appreso che si sono rivolti a lei per un colpo di Stato. Sì. Per la sua fama, ha detto lei, giustificando questo, per il suo nome, per il suo si nome. Era creato il mito, naturalmente. E che il colpo di Stato non si è potuto fare perché lei non ha aderito. O comunque, se si è fatto, non si è saputo, no, perché non è riuscito. Non è riuscito. Io intuisco che è mancato l'elemento dello stato di necessità. Non si è creato quello stato di necessità che dovevano creare non i militari, ma i varie persone assordate, se vuole, o compiacente a questo evento. Quindi, venendo a mancare lo stato di necessità, i militari, anche perché era una cosa che non doveva dare il sospetto del colpo di Stato, così, di buono e buono. In verità un golpe borghese c'è stato, anche se con le guardie forestali. Non lo so, io non so, altre persone. Non ho fatto il nome né di borghese né sì, di. Sì, dico, in verità un tentativo c'è stato. No, non lo so se era questo. In quel periodo, se era quello, se c'era qualche altro in gestazione, non lo so. Io so che io non ho aderito. Sì, e comunque non si è potuto fare. Ma lei dovrebbe spiegarci perché, visto che lei era al di fuori di qualsiasi organizzazione, come dice, e al di fuori si è tirato indietro per il colpo di Stato, perché si sarebbero rivolti a Greco Salvatore Cicchiteddo, che lei conosceva bene del resto? Questo bisogna vedere quale interesse, perché queste sono venute dall'America, l'ho detto prima io. Sono venuti dall'America a interessarsi di questa cosa. La interessarono gli americani e Buscetta aveva faceva parte dei servizi segreti, era confidente dei servizi segreti, non lo so. Comunque c'era questo interesse a che questa cosa succedesse e che succedesse sempre.
è stato con loro significa che c'è già un'organizzazione a cui lei eventualmente dovrà aderire, se non ho sentito male, se no possiamo rettificare. Potesse che io mi sono spiegato male, perché magari lei sente bene. Io ho detto volevano me con loro, perché convalidasse, che mi assumesse la responsabilità. Io capisco, anche se non mi viene spiegato, cosa significa assumere delle responsabilità. E assumere delle responsabilità significava io andare di fronte a queste persone e mettere l'impegno, la mia parola d'onore, tutto quello che vuole lei, perché questi sganciassero il denaro, perché la cosa si realizzasse. E naturalmente penso che queste vogliono filtrare tramite me tutto quello che debbono trasmettere a chi aderisce a questa cosa. Quindi il discorso diventa, ecco perché io è delicato il discorso, insomma una persona che doveva mettere al sicuro la parte militare perché volevano avere da fare con me, quindi unico, facile testimone da potere o accontentare o eliminare al bisogno, ma insomma una persona sola che ho anche di fiducia, che non potevano aspettarsi oggi domani che io svelasse altre cose. E quindi non, il rapporto dovevano passare attraverso il mio avallo significa questo, e se questi non agivano ero io che dovevo rispondere poi di tutto. Ma a me loro me la portavano, che bastava che io avallasse e poi io non avevo bisogno di mischiarmi da niente, ma so che non è così. Quindi non si accontentavano nemmeno dell'avallo di Greco Salvatore, che viene indicato da Buscetta come capo della commissione di quell'epoca. Non si sono accontentate. Hanno bisogno anche del suo. E volevano il mio, perché il mio era il mito che esisteva. E quindi hanno voluto questo mito. Ma siccome loro andavano sempre a dire, in altro termine è questa la situazione, si sono presentate e subito hanno fatto il mio nome. Ha richiesto se io ero con loro, ecco il discorso del con loro, se io facevo parte a loro, se ero vicino a loro, se potevo partecipare. Dice sì, è con noi Arce Luciano, gli dicono. Però si è ammalato, non può venire. Sì, ma ce lo potete portare, se piacerebbe conoscerlo. Si è ammalato, non può venire. Questo è. Ecco perché poi io risulto come traditore, perché questi facevano il mio nome, sono io che non so niente, che sono estraneo a tutto. Ma chi andava a patteggiare, o Buscetta o Cicchetere, o chi per Buscetta e Cicchetere, altre persone, quanto erano non lo so, io non conosco a fondo i vari nominativi, non l'ho chiesto, non ero interessato a volerli sapere. Diceva sempre che io ero sempre complice, ero con loro, quindi, ma io non ero con nessuno, io non sapevo niente. E quando qualcuno fece presente che sì, Luciano è ammalato, ma non di questa gravità da non poter venire, ci sarà sotto, può darsi che questo non sappia niente, perché come dicevo, ho molte amicizie anche tra i militari e qualcuno non credeva che io avessi pigliato così con facilità un'iniziativa del genere, e né poteva credere a questa amicizia al punto tale che io avessi compromesso la mia coscienza così senza niente, per fare il bello. Non sono mai stato velleitario, non ho mai avuto pretese, non mi interessa niente, mi interessa vivere e basta. A proposito di questa amicizia con i militari, cui accenna anche ora, lei sarebbe stato amico di un certo capitano di Carlo di Corleone, o comunque sì, l'ha conosciuto? Sì, amicizia no, intima. Conoscenza. No, amicizia intima. Amicizia intima, pensa che durante la mia latitanza, io quasi l'ho passata sempre in compagnia del capitano di Carlo, si andava, e alla sera, ogni mezzanotte andavamo a pigliarci la camomilla alle trabarre. E poi il capitano di Carlo mi pare che si è messo in affari in una finanziaria. Il capitano di Carlo ha avuto sempre affari, aveva anche allora gli affari. Difatti io quasi tutti i giorni ero all'ufficio, mi sedevo lì nel salotto, quando poi uscivamo si usciva assieme. Allora non è vero quello che si dice da parte di Buscetta, che lei taglieggiava il capitano di Carlo e che ci volle l'intervento di Cicchiteddu per farla desistere da questo? Non è vero niente, questo...
non sa neanche se è vivo. Se è vivo lui stesso, se si domanda così a questo, dice, ma che cosa significa vivo? Non lo sa. Comunque, quell'episodio non è assolutamente... Non esiste. Io sono stato sempre in intimi rapporti col capitano Di Carlo. In intimissimi rapporti. Anche se non ho avuto a che fare all'infuori che quella società mentizia creata nella proprietà, e la proprietà dovevo comprarla io, e lui siccome ci teneva ad avere una proprietà in Corleone, mi disse, sai Luciano, io mi piacerebbe se tu mi permetti, vero che sia tua sorella accanto, me la compro io così voglio avere il piacere, quanto niente, di venire a Corleone e portare a dirmi a fare una mangiata di ricotta in campagna. Se e perché aveva chiesto il suo permesso? No, perché lui sapeva che la stavo trattando io, e perché lei sa che c'è un diritto di del vicino, un diritto di relazione e confinante. Il confinante c'è la mia sorella, la proprietà di mia sorella. Quindi come diritto giuridico spettava a noi l'acquisto della proprietà. E io ero interessato. Allora lui dice, permette, la compro io, dice, così posso avere. Capitano, basta saccato. E si comprò la proprietà del capitano Di Carlo. È nata questa società mentizia, così, ma in buona armonia, senza nessun disguido di niente. Poi si è rotta perché tramite le peripezie carcerarie, anche dove lo stesso capitano è stato ferito in carcere pure lui, poverino. Il capitano Di Carlo lo conosceva a Totò Greco? Sì, lo conosceva. Perché tempo. Questo, sì. Come lo conosceva? Questo capitano Di Carlo nella sua società era lui, Nino Sorce, un ricco chiamato. Un ricco. E il colonnello Boselli, colonnello dei carabinieri. E prestavano soldi, facevano l'usuraio materialmente. E questo era la. Pensa che facevano prestiti talmente esose che alle volte cominciai a vergognarmi pure a dire, ma stare lì nel salotto, perché spesso volte veniva gente a piangere, a chi ci levava la radio, a chi ci levava le mobili perché non potevano pagare. Prestavano a 8 mesi il 33%, faccia il conto, veniva al 100,3% durante l'anno. E questi erano i rapporti, quindi io non ero socio della cooperativa, però andavo sempre a trovare il capitano, malgrado tutto per me era sempre una degnissima persona e lo rispettavo. E ci credeva, era amico di Sorci, Nino Sorci, e veniva a trovarlo, spesso a volte si trovava a essere seduti nello stesso salotto a pigliare il caffè assieme o scendere al bar sotto a pigliare qualcosa assieme. Quindi ma Nino Sorci non era socio del capitano Di Carlo? Sì, era socio del capitano Di Carlo in quell'istituto di prestito, sì. E erano lui, il capitano Di Carlo e il colonnello Boselli, colonnello dei carabinieri Boselli. Senta, lei si è lamentato che il capitano Pettinato nel riferire quello che aveva ricevuto da Di Cristina ha aggiunto, però c'è un fatto che lascia un po' perplessi, che quando il Di Cristina ebbe a parlare prima col brigadiere Di Salvo e poi col capitano Pettinato, avrebbe parlato di un attentato all'onorevole Cesare Terranova da parte sua. E questo attentato l'ha preannunciato, prima ancora che lo stesso avvenisse, e poi in effetti è avvenuto, così come aveva detto, aveva parlato di una sentenza di condanna a morte per il capitano dei carabinieri russo, e guarda caso, dopo alcuni anni il capitano russo è stato ucciso. Quindi la cosa che lascia un pochettino perplesso non è quello che ha aggiunto dopo Pettinato, ma quello che ha detto prima Di Cristina, che poi si è puntualmente verificato. Ma questo dovrebbe chiederlo, si dovrebbe chiedere a Di Cristina, come fai tu? Sei uno che legge nel pensiero degli altri o sei complice, compartecipe di questa cosa? Venirla a chiedere a me è assurdo, perché io completamente sconosco ogni cosa. E poi Di Cristina annunzia pure che io devo fuggire dal carcere, la prova è che sono ancora qui. E non solo, ma questa giunta del mio da fuga di carcere, il Pettinato, prima la riferisce in occasione che dovevo fare un processino a Palermo, e
pensi che al momento che vogliono fare risultare la dichiarazione del di Cristina, io il processino di Palermo l'avevo fatto, quindi era fasulla anche quella. Ora aggiustano il tiro, visto che a Reggio Calabria si è scoperto che in quel periodo io già il processino l'avevo fatto e quindi era assurda l'accusa. E allora ora dicono che doveva fuggire di Fossombrone. Ma insomma, di quanto carcere devo fuggire io? Di Palermo, venisse di Cristina, o venisse di Fossombrone? Questo è il che dico, allora ci va in sogno questo Benedetto De Cristina, va in sogno questo capitano Pettinato e ogni tanto ci confida qualcosa che poi lui man mano va aggiungendo. Queste sono assurdità. Poi c'è una cosa che tenevo a dire. Io sono stato in carcere dal 77, fino ad ora sono in carcere, che si dice associare percorso alle campagne, alle pubbliche vie e paesi esteri. Ma scusa, e come facevo dal carcere a percorrere le campagne, le pubbliche vie, all'estero, andare all'estero, ritornare? E allora credo che sia impossibile, ma ammesso e non concesso che qualcuno può avere anche il permesso, e allora ci deve essere un favoreggiamento dei vari direttori, dei vari marescialli dei carceri. Io mi pare che nei gabbi degli imputati non vedo né maresciallo del vario carcere, né direttore, né nessuna guardia, perché la posta è controllata. Le telefonate sono controllate, tutto è sotto controllo, quindi qualunque mio movimento dovrebbe risultare agli altri di qualcosa. Quindi se favoreggiamento si vuole dar credito a tutta questa filastrocca, se il favoreggiamento ci fosse stato da parte delle persone interessate a custodirmi, e allora dovrebbero essere imputate. Guardi che non è una sua compartecipazione materiale a questi spirituale fatti. No, il fatto è che il Buscetta dice il capo è Luciano Liggio, tuttora della famiglia di Corleone, nonostante è detenuto. Poi in un'altra parte del suo interrogatorio il Buscetta dice: è certo comunque che dietro a Salvatore Rina e a Bernardo Provenzano c'è sempre la sinistra figura di Luciano Leggio, che per mezzo dei primi due continua a dirigere le vicende di Cosa Nostra. Negli innumerevoli discorsi che ho avuto al riguardo con Stefano Bontade, Gaetano Badalamenti e con lo stesso Antonio Salamone, vi era concordanza di vedute e certezza da parte dei miei interlocutori, ed io concordo pienamente con le loro convinzioni circa il ruolo di Luciano Liggio. Quindi questi e sono allora gli elementi che a Salamone l'avete ascoltato, ascoltate anche andare ad ascoltare Badalamenti e vedere se questo possa esistere. Ma poi una cosa, come, con chi lui, avvalendo, e questo è quello che mi lamento dei giudici istruttori, mi consenta che sto soffrendo il carcere, quindi mi si consenta la possibilità perlomeno di lamentarmi. Ma non ho parlato. Lei comunque lo sta soffrendo per una condanna definitiva, tanto per mettere le cose sì, va bene. Le responsabilità. Ma io parlo della situazione istruttoria. Dice Buscetta: Luciano Leggio comanda attraverso i suoi parenti di Bologna, o contorno qua. Bene, i Leggio di Bologna non sono miei parenti, e questo al giudice istruttore bastava fare scomodarsi due minuti per vedere se questo Buscetta mentiva o i programmatori di Buscetta, perché sono convinto che Buscetta è un programmato, non è semplicemente Buscetta, e vedere a Corleone se si risultava questa parentela di queste gente. Poi dice comanda dal carcere di Fossombrone. E bastava un'altra telefonata, non volendosi disturbare, prima di speccare mandati di cattura facile. Telefonavano al carcere di Fossombrone e vedevano se io avevo rapporti con nessuno delle persone che queste indicavano, né di cartolina, né di telefonata, né di scritta, di niente. Allora, quando viceversa il giudice, anziché ricercare la verità, finisce per essere quasi quasi plagiato dal Buscetta, lo piglia per veritiere e deve da ricercare questa responsabilità prima di fare una dittatura, quando mi si viene davanti, io
Ecco perché, che cosa devo dire a lei? Lei già è un prevenuto, perché diversamente il mandato di cattura non me l'avrebbe fatto, come non me l'hanno fatto altri magistrati che non credo che siano meno interessati verso la giustizia di quello che hanno dimostrato questi del Pool, de Pol, come si chiama, io in inglese non lo conosco, cari de Palermo. Bisogna vedere, poi distinguere i casi da casi, no? Non è che possiamo generalizzare. Ad ogni modo. Oltre a questo tipo di accuse per quanto riguarda la sua detenzione, cioè il periodo in cui lei era detenuto, ci sono delle altre accuse per quanto riguarda il periodo in cui lei è stato libero, cioè sarebbe stato lei a riorganizzare in un primo momento la commissione dal 73 alla fine del 74 e a fare nominare di nuovo i capi mandamento e i rappresentanti nella commissione, mettendo persone che fossero di sua fiducia, entrò in ciò contrastato da Bontade e da Inserillo. Questo è, dico, sono i termini dell'accusa. Escludo perché lei riconosca. Escludo, e stamattina in tale occasione ho detto: ma Buscetta si decida, sono uomo d'onore o non sono uomo d'onore, faccio parte della cupola o non mi conosce come uomo d'onore. Cioè, qui di fronte a quei giudici ha detto che io non sono uomo d'onore, non mi ha mai conosciuto come uomo d'onore. Come posso io, stando alle sue stesse parole, ora mi dite qua un'altra cosa, io escludo ogni mia responsabilità con chi che sia di questo genere. Completamente, non esiste, è fantasia. Io mi sono allontanato da Palermo, mi sono creato una vita a Milano e non ho praticato materialmente con nessuno di gente di cui lui parla, di gente di cui... completamente. Ho cercato di vivere la mia vita in tranquillità perché avevo sofferto, avevo tanta esperienza e avevo una condanna sulle spalle e cercavo di estraniarmi da tutto e da tutti per potermi godere un poco la libertà, anche se così mal ridotta. Senta, per l'omicidio del dottore Navarra di Corleone, lei è stato incriminato, processato, tanto per... Di questo omicidio... Perché c'è un riferimento, sì, che vorremmo chiarire. Sì, sono stato esposto. Lei è stato incriminato, processato? Io sono stato processato, prosciolto, in richiesta del pubblico ministero, fatto il processo, assolto a Palermo. Si fa ancora il processo... Ero accusato come esecutore materiale. Va una persona, un vostro collega, dove io quel giorno ero stato a pranzo, e dice: ma io mi meraviglio come Leggio non mi chiama. Leggio quel giorno era a tavola con me. A me queste cose mi si riferisce il professor Somma. Queste sbalordiscono, allora devono entrare in camera di consiglio e anziché di assolvere Leggio per non aver commesso il fatto, si tirano in camera di consiglio dopo tutte e chiedono la sospensione e mandano il processo fuori. Nel mentre spunta il famigerato Mangano con gli annessi e connessi e crea un altro processo. Dopo, sempre come mandante, quando mi arrestano si accorgono che io, pur volendo, non ero in condizione di fare materialmente niente, e allora fanno un doppione del doppione e mi si accusa come mandante. Però guardi che la mia condanna è di mandante senza mandatare, che a tutti i giudici che io ho avuto modo di incontrare nelle carceri ho riferito, dice: non è possibile. Andate a vedere se è possibile nella mia sentenza, vedete se vi convincete che è possibile. E questo è quando mi fanno il processo a Bari, si venne scoperto come Mangano aveva addestrato alcuni infiltrati nel carcere addettandoci le lettere, si venne ha scoperto tutto, che era lui che creava, che aveva fatto spuntare un malacca di Corleone tipo Buscetta allora, e doveva, ha creato quello che lui gli diceva di creare con quello che è scritto la lettera.
Come tutte queste cose siamo state tutte assolte, ecco, subisce il processo e ancora un'altra assoluzione, sempre per questo Navarro. Si riuniscono i processi, quello dell'appello di Palermo, che fu mandato fuori per sospensione, questi doppioni fatti con un'altra assoluzione, e si fa un processo d'appello. Al processo d'appello arriva il capo, il ministro degli interni, arriva il capo della polizia, mentre c'è la ingestazione, il discorso che ho fatto qui stamattina, e forzano la mano al presidente a chiedere una condanna. E io vengo condannato di questo delitto come mandante, senza mandatare, senza niente, da solo. Senta, questo è, io, lei ha dato le sue non l'ho spiegazioni detto qui, comunque... ora mi scuso, non l'ho detto qui, come ho detto stamattina, l'ho detto a Catanzaro, a Reggio Calabria, e facendo il nome del ministro che andò a pigliarsi la briga. Comunque qua ministri ancora non ne sono venuti, quindi... lei però viene accusato di aver subito un analogo processo, o quantomeno una pseudo indagine, anche da parte dell'associazione Cosa Nostra, con in capo Greco Salvatore Cicchiteddu, secondo quanto dice Buscetta. Cioè a lei avrebbero contestato questo omicidio, e lei doveva giustificarsi, tanto per chiarire i termini dell'accusa, aveva portato come motivazione dei motivi personali che sarebbero stati riscontrati da un detenuto, da una persona che era detenuta e che doveva uscire dal carcere e dare conferma della sua versione. Una volta uscita dal carcere questa persona sarebbe scomparsa, quindi il discorso non è stato più possibile approfondirlo. Poi successivamente ci fu la guerra di mafia, la Barbera, i Greco, e quindi tutto questo è rimasto così. Questo io è per prospettarle l'accusa. Sì, sì, ma no, non ho affesato il succo della... Sì, allora glielo ripeto. Il nocciolo, per gentilezza. Grazie. Greco Salvatore Cicchiteddu l'avrebbe chiamata per avere da lei le motivazioni di questa uccisione del dottore Navarra. E lei avrebbe detto che sarebbe avvenuta per motivi personali, e a conferma di ciò avrebbe chiamato come testimone di questi motivi una persona detenuta nel carcere Dulcerdone di Palermo, che appena uscita doveva confermare questa situazione. La persona uscita poi sarebbe scomparsa, quindi non si è potuta più chiarire questa situazione sua nei confronti dell'associazione criminosa Cosa Nostra, che voleva conto e ragione perché era avvenuto questo omicidio. Sì, grosse, ecco, questa più è grosse di Staula Bunker. Io completamente, ma poi si chiedete come può, se ci chiedete viene a me casa a visitarmi. Se ci credete, sapete che io sono paralizzato, in 2 anni paralizzato in un letto. Come può questo buffone venire a dire che io potevo essere responsabile di questo delitto quando io ero ammalato e c'è stata certificazione medica e di lì l'assoluzione mia? E ci credete, mi veniva a trovare a fare visita a casa, e spesse volte accompagnarmi dal medico era Nicola Greco, era a Palermo di Nodiana, che io abitavo in via Ugudulena, e De Nudiana aveva il garage lì a 50 metri, e tutte le mattine quando mi arrivava al garage facevo un saltino a venirmi a vedere. Io nel letto per 2 anni, non un giorno, 2 anni, dal 56 al 58 sempre a letto. Ora come può ci chiedere a me discussione della morte di Navarra, di Chiro? Io mi ero appena cominciato a smettere quando è successo questo discorso, e portavo un busto di ferro, un periodo quello gessato ancora, anche quando camminavo con i bastoni, e il busto di ferro. In quel dato giorno mi trovai questa persona che aveva smesso di fare il magistrato e faceva l'avvocato, perché avevo degli effetti che non mi erano stati pagati su una vendita di terreno, perché io ho fatto anche un complemento di terreno, e l'avevo portato, e
questa persona mi invitò a restare a casa perché era nella mia conduzione, ci voleva che mi venisse a accompagnare, pigliare, prelevare perché non mi potevo muovere. Ci stai qui, mangi qui con noi, acce oggi, Luciano. Mi dà vabbè, queste sono altre. Ora, quindi, quale giustificazione dovevo dare io? A chi? Se io non sono responsabile di niente. D'accordo. Quindi ecco la bugia. D'accordo, questa era, diciamo, quello che dico, era per i termini dell'accusa, sono sì, questi, sì, per poterla fare difendere. E, senta, quando Greco Salvatore se n'è andato? L'ha salutata, evidentemente, visto che c'erano questi rapporti. E l'avrà spiegato pure i motivi per cui si allontanava da Palermo? No, non mi ha salutato, perché io ebbi una ricaduta del mio male. E quel periodo andai a ricoverare in Palermo all'ospizio Marino sotto le cure del professor Cavade, quindi dove ero io non facevo venire a nessuno perché io avevo un falso nome, ero già ricercato, quindi non poteva venire nessuno, quindi lui non è potuto venire a salutarmi. E io sono stato un periodo lì e poi di lì sono uscito e è stato ancora un altro periodo. Quindi con Cecchirete non ci siamo più visti per questo motivo. Quindi non mi ha mai saputo i motivi per cui si è allontanato da Palermo? Non lo so, ho potuto supporre. Anche tramite altre persone con loro in carcere? No, ho potuto supporre. Non ho visto più nessuno di tutta questa gente, non ho visto più nessuno, non ho avuto modo di vedere più nessuno. Io lì ero assistito dalla moglie che si chiama Leggio, che poverina ha pagato anche il favoreggiamento, di Giacomo Rina, che si chiama Leggio come me, che avevamo l'autotreno in società, che erano senza figli ma avevano come un figlio, e questi veniva lei, poverino, non poteva venire. La domanda era su Greco Salvatore. No, nessuno. I Nuvoletta li ha conosciuti? Nessuno, questi sono nomi fantastici secondo me creati dalla... Badalamenti Gaetano l'ha conosciuto? Mio compare, ho battezzato un figlio Badalamenti Gaetano, figlio del primogenito, ho fatto il compare d'anello. Lei conosce tutte le cose che ha detto secondo Buscetta a Badalamenti Gaetano di lei? È impossibile. Non può esistere, non può esistere, a meno che non diventa un altro Buscetta che spera di avere la libertà. Buscetta addirittura io non ha detto... credo neanche all'amicizia di questo, perché insomma non è che sono io solo che conosco Buscetta e il suo passato. Io penso che chiunque prima di avere un'amicizia cerca di capire chi è la persona che stringe amicizia, quindi a meno che non ci fa comodo e fanno i confidenti per interposta persona, hanno potuto tenere l'amicizia con Buscetta, perché se solo questo ha potuto tenere l'amicizia con Buscetta, non c'è motivo un uomo così immorale, un figuro del genere, averlo come amico, insomma. Ecco. Beh, secondo quello che dice Buscetta, Badalamenti gli avrebbe dato l'incarico di raccogliere un numero di persone o comunque di contattare detenuti o di Milano o catanesi per farlo uccidere in carcere, lo sa? No, è impossibile, guarda, è impossibile per tutto un sacco di cose. Io non sono addentro di niente, io sono uno che mi piace così l'amicizia. Comunque Buscetta ha rifiutato questo incarico. Ma ci conviene dire così, se ci avesse convenuto dire che l'accettò, non c'è da credere neanche una parola di quello che dice Buscetta. Senta, lei fa gli elementi che risultano dal processo, risulterebbe anche... Scusi, mi ha parlato dell'amicizia di Badalamenti. Sì. Questa amicizia con Badalamenti è dall'infanzia tra me e Badalamenti, non è... ci tengo a chiarirlo questo discorso. E poi diventò amicizia di famiglia con Badalamenti, perché Badalamenti, ragazzo, sono allevatore, quindi io agricoltore sono allevatore. E tutti questi paesi di Marina, la maggioranza degli allevatori, da Trapani a quella da tutta la costa di attorno Palermo, nel periodo estivo salgono con gli animali nelle montagne per il giorno di pascolo, e quindi venivano a cercare montagne da pascolare, periodo tardivo, e veniva a Corleone, ragazzo, a Corleone si fa fidanzato con una vicina di casa mia. Ecco dove nasce questa conoscenza, che io ero di famiglia, di questa famiglia dove lui si è fidanzato, siamo diventati amici da ragazzi e non abbiamo mai abbandonato questa amicizia.
E questa è l'amicizia mia, che non ha niente a vedere con Buscetta o con altre cose. Questa è la situazione. Senta, di lei ha parlato pure Vitale Leonardo, lei ha avuto conseguenze in relazione a queste dichiarazioni? Mai, cioè, mai. È stato processato? Questa è la prima per volta, la prima volta che viene contestato con questa situazione. Sì. Poi c'è agli atti anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 19-12-79 concernente i sequestri di persona, in cui ci sono delle pagine dedicate a lei sui sequestri di persona, su questa sua compartecipazione. Sì, queste compartecipazioni. Scusi un attimo, mi piacesse per un attimo poter avere le sentenze da portare qui, dirsi il mio giudizio. Le sentenze da far vedere a lei e al Presidente, perché come competente, capite? Ebbene, il mio rinvio a giudizio in quelle sentenze è veramente non sappiamo quale sia stato il ruolo che Leggio ha avuto in queste faccende, ma vista la personalità, sicuramente il capo. Questo è il mio. Io non ho avuto mai rapporti con le persone implicate in quei processi. E poi, sempre dico, c'è stato interesse conseguenziale al mio rifiuto, perché il discorso militare, non è che quando parlo di militare dobbiamo pensare semplicemente all'esercito, quando parlo di militare dobbiamo pensare all'arma dei carabinieri, dobbiamo pensare alla finanza, dobbiamo pensare alla pubblica sicurezza, dobbiamo pensare a tante altre cose. E quindi io sono per loro un uomo da perseguitare, un uomo che gli dicono ho tradito. Io non ho tradito nessuno. Ecco perché mi trovo sempre inguaiato in tutte le conseguenze che vanno creando, ci metto sempre, non sono ancora con, ma cosa vogliono da me? Dico, la versione dall'altro lato è diversa, cioè che lei avrebbe invece perseguitato Bontade e Inserillo dopo quell'affare di Greco Salvatore, chi te detto che le abbia contestato l'omicidio della volta? Non esiste. Vabbè, e io dico, se vuole potevo ritirare, vede se trova. Tutta la mia accusa è in due righe. Veramente non sappiamo quale sia il ruolo svolto da Leggio. E perché mi manda in giudizio se non lo sa? A questo ci sono però le accanto a questo ci sono le dichiarazioni di Buscetta che parlerebbe di un suo intervento nei sequestri di persona. Io per prospettarle tutta quanta la situazione. Se spingo con sdegno tutto. Senta, anche altre persone si sono occupate della sua posizione processuale. Nell'uso Giovanni, scusi, le leggo così. Conosco anche Leggio Luciano per averlo incontrato in stato di detenzione. Io non supponevo che costui mantenesse immutato il suo potere pur da tempo essendo detenuto, tanto che lo trattavo molto confidenzialmente chiamandolo Zu Luciano e dandogli talvolta dei buffetti sul collo. Fu Nino Faro, che lo chiamava padrino, che mi rimproverò per questo mio atteggiamento dicendomi che Leggio doveva essere rispettato secondo il suo rango. Continua, io ritenevo che dopo il loro arresto il Ligio, l'Alberti e il Buscetta contassero poco, ma ciò, come in parte ho già detto, mi è stato smentito sia dal fidanzati che da altri miei compagni di detenzione. Accanto a queste voci ce n'è altre. D'Amico Pasquale ha detto... Facciamole una a una in maniera che io posso rispondere, che si accavallano le cose. Questo... stavo dicendo il discorso mio dove era stato interrotto. Ma l'uso Giovanni, questo è il discorso. Questo è quello che dice lei. Ora, sto Melluso, l'ho visto lì, ma sa, è uno di quelli che ci piace avere il braccio molle così, e quindi io quale amicizia potevo avere con queste gente, quale buffetto, ma vai là, tutti fatti, io avevo il piantone e quando veniva a portare la spesa, io continuavo a passeggiare lì nell'infermeria e non gli davano onore neanche del saluto, svigliavano la spesa, il piantone che avevo io, che l'ho avuto sempre, e non ho mai parlato. E questo è il Melluso, quindi che poi Melluso, essendo esibizionista, va creando tutte queste cose, non mi interessano, insomma. Questo è Melluso.
Andiamo là. Senta, poi c'è D'Amico Pasquale. D'Amico, c'è che avrebbe storia. Detto che a Fossombrone il Ligio è sempre rispettato e fa una vita da nababbo. Cosa vuol dire? È un atto d'accusa uno che fa la vita da nababbo? Questo che è sempre rispettato, cioè che ha mantenuto questa posizione di prestigio in carcere, e questo è di contorno a tutte le altre cose. Questo poi c'è un'altra, vuole rispondere su questo? Questo figuro, un'altra bella figura pure questa, è venuto più volte, sai, sono di quei guappi di cartone che si atteggiano, allora sentono un cielo volevano avere, salutarmi, viene un certo Ferrara, posso chiamarlo, a testimoniare, dice, sa, lo saluta Pasquale, l'amico, sa, un amico, dice, se domenica, fammi la cortesia, non me ne portare queste salute, io non voglio fare i fatti miei, io sono qui per i fatti miei, non ho niente a che vedere con questa gente, lasciami stare tranquillo. Dici che non ho mai visto, perché non si potevamo incontrare, però siccome il Ferrara era scrivano e veniva a scaricare i soldi, lavorava in ufficio, girava dappertutto, ecco perché scelgo il Ferrara, perché mi porta i saluti. E io disse, non accetto, fammi stare qui, dice come ha visto, così, e vediamo se non mi interessano queste cose, mi assale perdere. Se ne va. Dopo un periodo ritorna nuovamente a Fossombrone. E c'era il terzo piano, lui, che il carcere ha due bracci, e sono due piani per lato, e a centro l'infermeria dove io ero al primo piano, e pure a due piani. E allora a me mi si dava, visto che mi meritavo questo po' di spazio, la possibilità di andare sopra dove c'erano le persone aperte, c'era qualcuno in carrozzella, c'era qualche gente ammalata, anziane, di andare in compagnia, e andavo a farmi la partita, a giocare il caffè, a giocare con questi detenuti, a giocare alla volta la torta, il gelato, anche se non, io non potevo mangiare perché ho diabete, però mi piaceva giocare così. Un giorno viene a uno che chiamavano carrozzina, perché aveva la carrozzina, se dice il cognome non mi ricordo, mi dice, Sargi, c'è Pasquale che vuole salutare. Quale Pasquale? Se Pasquale è d'amico. Ma chi l'ha visto mai? Ma chi mi ha mai salutato? Se io non lo conosco, qual è il motivo che io devo salutare questo individuo? Insomma, mi dice, ma sape, io mi disse che vuole salutare. Ma ci sa, sapete. Finì, l'indomani torno nuovamente per fare una partita. E mi viene un certo Gennarino, nato napolitano, dice, sa, c'è Pasquale, vuole salutare, vuole avere. Cioè, se Gennarino mi fa una cortesia, dice, uno voglio salutare, diciamo nella malattia, cioè, come ce lo dice? Se io non voglio avere questi amici, ma perché devo, se noi altri non abbiamo, perché devo salutare questo signore? Non l'ha visto mai. E perché devo avere questa amicizia? Dice, ma sape, io, è lui che me l'ha detto, io volevo salutare. E allora sto per entrare nella cella di Ture Cammarata. Ture Cammarata sente un siciliano carcerato lì, sente questo discorso, già stasera sente, già ci vado io, e andò da sto Pasquale d'amico a dirci, Pasquale, non la sta bene, è una persona anziana, non si vuole fare i fatti suoi, non vuole vivere tranquillo, vuole venire a fare sapete, ma perché ci deve creare questi problemi, lasciamo bene, so. E questo è stato d'amico, io. Quindi c'è questo rigetto da parte mia, perché forse... Allora questo suo negarsi è stato visto come una manifestazione di prestigio, questo vuole dire. Ma non questo lo so, suo... cosa, questo bisogna entrare nel cervellino bacato di questa gente, io non lo so. Se questo atteggiamento è da nababbo, se è l'uomo che vuole comandare, se io rifiuto, cerco di restare nel mio canduccio e non mischiarmi da niente, ma insomma cosa deve fare un uomo per farsi i fatti suoi? Sì, poi c'è un'altra... dichiarazione di Pastura Alfonso, dice, in effetti io rimasi sorpreso quando Don Ciccio mi disse che Luciano Ligio era implicato nel traffico degli stupefacenti pur essendo in carcere, ma Don Ciccio ribadì la sua affermazione. Ciccio, ma che è successo? Infine è Ciccio Perina, non conosco. Un'altra dichiarazione di Epaminon D'Angelo: ignoro se Antonino Faro fosse divenuto in carcere figlioccio di Luciano Ligio, so soltanto che i suoi rapporti con Luciano Ligio erano molto buoni, ma questo non, diciamo... Ma mi pare di averlo detto. Sì. E non c'è. Eravamo stati assieme
e quando si andava a passeggio si andava assieme, la prima volta nel 77, e lì è stata l'occasione di andare a sto passeggio assieme, e io più volte ho fatto la Pennino Faro è indicato come un killer delle carceri. Ma a me non mi interessa, vedi, ognuno io penso che può avere i suoi motivi, e questo non significa che sei killer per me, e l'importanza è che con me si comporta bene, educatamente, è pieno di educazione, pieno di io perché non devo darci la possibilità di venirsi a pigliare il caffè. Poi chi si fida non deve essere ingannato, poi se altro l'avesse assoldato per fare danno a me, doveva essere lui a sentire il peso della coscienza e non io. Lei comunque aveva piena fiducia, siccome qualche amico, qualche nemico magari, tra cui Buscetta, poteva averlo lasciato per... Anche se a me mi dicono che tizio è nemico tuo, se ci vai ti fa male, a me, io non ci credo, io ci vado, perché io non ho niente da rimproverarmi dalla mia vita, con nessuno. Possono creare calunnie su di me, ma la verità è che non ha diverse facce, ne ha una sua. E la verità è che su di me non nessuno ha da dire niente, perché io non mi sono mai immischiato di niente. E quando ho spiegato una parola ho cercato di spiegarla con cautela, e quando può essere semplicemente a fin di bene e mai a fin di male. Se io ho detto, ho per tanto tempo taciuto, a segreto, chi era Buscetta, perché vedevo che questo non sarebbe mai stato trovato, ma quando me lo porta a casa ad un certo punto, ma insomma, deve avere anche una certa delicatezza, non potevo fare a meno da dirlo. Cioè, rimangono le dichiarazioni di Contorno che già abbiamo trattato. Ma Contorno stesso qui ha detto di non conoscermi qui, questo, e che lui era per sentito dire, che poi c'è un fatto. Passiamo alle domande, parti civili e pubblico ministero. Un momento, vorrei chiarire un fatto. Sì. In quanto alle parti civili mi sia consentito alle parti civili sì. Mi sia, io ho molto rispetto per le parti civili che dei morti, per rispetto ai morti, rispetto alla parte civile che è interessata ai morti, non contesto le parti civili delle persone giuridiche tutte insieme, che considero responsabile dello sfascio del nostro paese e dei pericoli che ha corso il nostro paese fino a in questo momento, alla democrazia del nostro paese. Quindi non accetto contestazione di queste parti civili, a meno che le contestazioni non mi vengono dalle persone che hanno avuto danno e i morti, allora le accetto, altre no. Quindi le parti civili che vogliono chiedermi qualcosa, dicono a chi? Senta, lei non è che non può accettare, lei è libero di non rispondere alla sua domanda. Comunque non ci sono le domande, non ce ne sono domande da parte civile, vero? E allora pubblico ministero. Io due problemi superati. Innanzitutto. Come? Vabbè. Due sì. Domande sole. Volevo sapere dall'imputato di chi era la villa di Catania di cui aveva la disponibilità, se può dire. Io gliel'ho già chiesto. A chi apparteneva? L'aveva chiesto? Ce l'ho già chiesto, ma ha risposto che comunque era lui ne disponeva. No, lo so questo, se può fare il nome del proprietario. Può fare il nome del proprietario, parente? Completamente. No. Poi per esplicitare un discorso che aveva portato avanti il consigliere Alatere, cioè risulta all'imputato se i Greco, Scicchitelli, eccetera, erano mafiosi? Ma io... Guardi, è una considerazione che io dovrei fare sugli altri, sugli amici miei. No, mi lasci finire, perché ognuno ha il suo modo di spiegarsi. Io sono stato considerato il mafioso per eccellenza e io non so niente di niente, come posso fare a dare credito a quello che si dice di un altro che si attribuisce quello che a me viene attribuito quando io so di non essere vero? Quindi per me tutte queste cose esistono nella fantasia, possono anche esistere, ma io non lo so. Questo è vero o non è vero, se devo dare seguito alla stampa, e allora esistono, ma queste penneventole dove vanno a pigliare le notizie? In caserma. E allora tanto vale a dare credito a quello che scrivono nei rapporti di polizia, e non c'è bisogno di andare a cercare quello che si dice in giro. Era per un'interpretazione che vuol dire che avrò capito male, perché mi era sembrato di capire che lei avesse detto che gli americani tentavano un golpe militare ricercando l'appoggio della mafia siciliana. Un'impressione mia, un'interpretazione che sto dando io. Completamente. Ho sbagliato. Non l'ho mai conosce detto. I Pullarà? Suoi coimputati in questo processo? No, io conoscevo un Pullarà. Sì.
che fu vittima di una condanna ingiusta per poter colpire me. Siccome il rapporto tra me e le persone imputate di sequestro non ce n'era di nessuna maniera, hanno trovato un assegno di 100.000 lire scambiato nel negozio retto da Pullarà, buon'anima che è morto di crepacuore attraverso tutte queste vere pazzie, e allora hanno messo in carcere questo signore dicendo: legge troppo scaccio non si fa scoprire, però comanda attraverso il Pullarà, e il Pullarà, tanto è vero, la prova del Pullarà era il risultato di un acquisto di liquore per 100.000 lire. Questo è il punto della mia... Io conoscevo Pullarà, l'ho conosciuto, siamo stati amici, anche se lui non sapeva che io ero Luciano Leggio, perché lui se n'era andato ragazzo al nord. Ma io avevo stretto questa amicizia perché mi interessava, in quanto lui aveva una figlia che ora è stata operata di rene, malata come me, di insufficienza renale, e quindi senza volerlo mi tenevo aggiornato dell'evoluzione medica nel campo, e quindi mi serviva come punto di appoggio, perché andavo nel magazzino, mi sedevo, stavo a scambiare. Poi io avevo creato una famiglia a Milano, e quindi questa donna non poteva capire perché rifiutavo tutte le amicizie, le amicizie sue, non voglio amici, non voglio niente, io devo essere una persona che mi è piaciuto sempre stare in compagnia, dovevo fare finta di non accettare, di essere scorbutico. A un certo punto mi venne favorevole trovare l'amicizia di questa persona pulita, da poter portare a casa, da poter andare al ristorante assieme, da poter, senza essere gente pregiudicata, perché questo poverto aveva le carte pulite, tutto in regola. Ecco l'amicizia mia tra Giuseppe Pullarà. Cominciò a chiedermi dei prestiti, io glielo facevo dei prestiti senza interesse, che a qualcuno pare che ci sia un motivo, perché se non ci sento interesse, per forza si deve essere usuraio nella vita. Ma a parte che io facevo dei prestiti, e questo me le ha sempre gentilmente restituite, e in più spesso e volentieri si presentava a casa mia con dei regali, una volta il filetto, una volta menzogna, tutte le volte che usciva, una volta una torta, una... poi dicevo, poi un conto facciamo, poi il conto lo facciamo, poi il conto lo... e questo era per me fonte di uno stesso guadagno che valeva più dei soldi. Questa è l'amicizia mia con Pullarà. L'ultima cosa, io credo che l'imputato abbia risposto negativamente alla domanda fatta dal Presidente circa una sua conoscenza con Michele Greco di Croceverde Giardini, no? Detto che non lo conosco. Allora io chiedo di produrre una relazione servizio di un carabiniere e con di conseguenza pure un... che la Corte disponga l'escussione testimoniale di detto carabiniere relativamente a una relazione di servizio, lo stesso presentatemi, circa rapporti tra Greco Michele e Luciano Leggio durante il periodo di isolamento del Michele Greco, e cioè esattamente dice che il Greco Michele, rivolgendosi a Luciano Leggio, dice: sarebbe ora che a quella persona arrivi un messaggio, vi sareste scambiati queste frasi, cioè questo. E ti ho visto l'altro giorno in televisione mentre ti stavi lisciando i baffi, e poi parlavate di cose molto banali ma molto cordialmente, mentre il Michele Greco era... il saluto, un saluto qui da una gabbia all'altra. No, no, cioè rivolgendo e parlando, rivolgendo, sarebbe ora che a quella persona arrivi un messaggio, esattamente c'è una frase del genere che avrebbe detto il Greco Michele rivolto a lei. C'ho questa relazione di servizio e chiedo di produrre, quindi di sentire il carabiniere, oppure se può dare di spiegazione all'avvocato. Io non posso dare nessuna spiegazione perché non so quello che dico quando sono con persone vicine o mi saluto, ma faccio presente che qui non siamo delle berbe, quindi tra detenuti da una gabbia all'altro può capitare di salutare e di dire una parola in siciliano senza avere altri fini, senza avere altri fini. Io non nego che, essendo stato accanto alla cella, si sia potuto scambiare una parola, no, qualche cosa, senza avere nessun fine, né di messaggi, io non mi da mandare messaggi a nessuno, e se questo carabiniere dice questa cosa è un grandissimo bugiardo, perché non esiste,
non può esistere, a meno che Michele che lo diceva a lei, a meno che questo carabiniere può pure presentare un cosa scritto, perché può contraffarmi la voce, perché mi ha sentito e dice che poi questa cosa l'ho detto pure io. Escludo in maniera categorica che io sia così sprovveduto da far sentire un carabiniere, ma insomma, o sono intelligente o sono un imbecille, dicete a un certo punto. Vabbè, vogliamo sentire la difesa, l'avvocato Campo vuole parlare. Numero 11. Sulla produzione, sì. Sulla produzione. E allora su che cosa? Sì, faccio vedere pure che le vuole. No, dico, vuole vedere campo, questa relazione. Che cosa vuole che possiamo dire? Abbiamo no, sempre... no, io vi devo sentire e perché lo so, è giusto che abbiamo vuole... sempre un segretario, un carabiniere che viene a dare notizie sull'amicizia di Michele Greco. Ci rimettiamo alla corte. Vabbè, le parti civili. Una relazione sentimentale, io ciò che me la posso tenere. Sono ci sono domande dei difensori intanto. Come si chiamava il test? Il carabiniere? Lì è scritto nella relazione di servizio, non lo so come si chiama. Volevo sapere se ci sono, si prevedono molte domande da parte dei difensori? No, domande all'imputato. Nessuna? Numero 9. Sì. Dica il suo nome. Avvocato Fileccia, difensore di Salvatore Rina. Il signor Liggio ha già risposto sia pure parzialmente alla domanda che io di qui a poco chiedo che Vostra Signoria, se lo ritiene, di porre all'imputato. Il Presidente, la Corte sa che Rina Salvatore è imputato di una serie infinita di reati. La Corte sa pure che a sostegno di questa serie infinita di reati non vi è un elemento di prova concreta nei confronti di Rina Salvatore che nessuno conosce. La sentenza o ordinanza di rinvio a giudizio sostanzia le accuse contro Rina Salvatore fondandole soltanto ed esclusivamente su fatto che Rina Salvatore sarebbe l'alter ego di Luciano Liggio. Io chiedo a Luciano Liggio, se la Corte lo ritiene, che rapporti ha avuto con Rina Salvatore, quando lo ha conosciuto, da quanto tempo non lo vede, se ha avuto rapporti con lui diretti o non diretti, se ha avuto con lo stesso rapporti di natura economica o qualsiasi o di qualsiasi altra natura. Questa è la domanda. Vabbè, in parte lei aveva risposto. Vuole completare? Io ho conosciuto Dottor Rina in carcere. Il fratello Gaetano mi fece di piantone a Bari. Lui in occasione ebbe bisogno di cure e venne a finire nella stessa cella con me. Si è creato un rapporto di amicizia affettuosa, cordiale, tanto che uscendo io me lo avevo portato con me in quel di Bitondo cercando di creare assieme una fattoria. Dovevamo acquistare la fattoria, dovevo acquistarla io, e lui, siccome aveva sempre la, tutta si era la preoccupazione della persecuzione, per allontanarci da questa maledetta persecuzione, dice vediamo se possiamo fermarci, e siamo trovati, state trovate assieme a Bitondo nell'albergo, che si doveva creare questo, però non abbiamo fatto niente. Da quel momento lui col foglio di via, lui è andato a Corleone. Io me ne andai a ricoverarmi all'ospedale perché stavo male e non ci siamo visti più. Non esiste altro rapporto che questo. Io conservo un bel ricordo di una persona educata vicino a me.
avevo intenzione di creare questo, perché per me era una persona onestissima, un ragazzo che disponibile e volenteroso, tanto che voleva allontanarsi dal paese per non correre rischi di persecuzione. Il fratello mi aveva fatto il pianto da tanto tempo, e questa, e qui si ferma tutto. Non ho avuto più rapporti né epistolari né economici né di nessuna maniera, di nessunissima altra maniera. Però io nel mio cuore, per me è sempre un amico, ecco qual è il punto, perché io gli amici li considero sempre nel bene e nel male, non li cancello. Se perché hanno passato un guaio o perché stanno passando un altro guaio, per me l'amico è sempre amico e basta, questo qui, che non ha nessuna potere. Non so se questo può soddisfare l'avvocato Filecce. Penso di sì, perché non ha parlato. È soddisfatto, Presidente. Grazie. Allora la Corte ammette la produzione del documento del Pubblico Ministero e si riserva sulla citazione del testo. Sospendiamo l'udienza, mi pare che l'interrogatorio sia finito, se non ci sono domande all'imputato. No, mi pare domande essere... Era un'istanza, ma credo che sia necessario che sia fatta prima della sospensione dell'udienza. C'è urgenza per fare la istanza? Sì. No, al vigio non sono. Allora, faccia l'istanza, se è urgente. Cioè, io desideravo... Ci sono domande all'imputato? Una istanza con riferimento a... Ma l'istanza non c'è bisogno di tenere l'imputato qui? Sì, la vuol fare prima della sospensione. Siamo d'accordo. Dicevo, l'imputato non c'è bisogno di tenerlo qui, lo possiamo fare... Forse purtroppo con quel poco di voce che mi rimane... Sì, mi dispiace, ma questa è la... Si può accomodare? La sentenza. Mi consenta un... Sì, non vuole... dare una richiesta di autorizzazione a usare le certificazioni mediche da mandare... Sì, mi dispiace, ma questa è la... Si può accomodare? La sentenza. Mi consenta un... Sì, non vuole... dare una richiesta di autorizzazione a usare le certificazioni mediche da mandare, l'esito degli esami che ho fatto in questo periodo qui a Lucciardone, da mandare fuori al mio medico curante, e mi disse che occorreva che l'autorizzasse lei. Non la usa del Presidente. Sì, ma deve aggiornare il mio medico curante. Che... Sì. Mi pare che... allora, l'istanza. Presidente, avvocato Scalfari. Sì. A nome della difesa, naturalmente, noi chiediamo che la Corte voglia acquisire le dichiarazioni rese nel giudizio celebrato per l'omicidio del dottore Terranova, le dichiarazioni del maresciallo De Salvo, del capitano Pettinato e del colonnello Sateriale, tanto in istruttoria quanto al dibattimento di primo grado, questo al fine delle dichiarazioni di Cristina. E poi chiediamo presso la Corte di Reggio Calabria, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Le dichiarazioni dell'imputato di legge? Oh, anche quelle, se la Corte vuole. Queste sono soltanto, non ho capito bene. Del colonnello Sateriale, del capitano Pettinato e del maresciallo De Salvo, che hanno reso tanto in istruttoria quanto al dibattimento di primo grado. La difesa è in grado di poterle produrre per facilitare la Corte e anche per ottenere un'acquisizione più rapida. Ma forse più rapida che se lo fa la Corte. Ma questo è molto opinabile quanto a me. Ed ancora vorremmo chiedere che si acquisisca il verbale di interrogatorio che Leggio ha reso al dottore Falcone il 15 aprile, se non no. Nei giorni sei fa. In istruttoria e segreta. Sei in istruttoria e segreto ancora. Sì, ma possiamo chiederlo, se non ce lo rifiutano. Lì ce lo consente.
Va bene, queste sono comunque le richieste. Allora acquisiamo i pareri, parti civili e pubblico ministero. Per quanto concerne la richiesta dell'atto istruttorio, credo che vi sia un'ostativa processuale, perché l'articolo 165 bis non lo consente. Cioè, lo stesso, non credo che si possa. Il 165 è un'ostativa di carattere processuale. Quindi si oppone a questa richiesta. Cioè, per il rispetto della legge. Poi. No, per le altre dichiarazioni non mi oppongo. Non si oppone. Vabbè, allora, intanto, la Presidente, scusi, noi su questa richiesta insistiamo, anche perché riteniamo che il titolare dell'interrogatorio è l'imputato che lo ha reso. Se lo vuole produrre alla Corte, non credo che ci sia l'ostacolo della norma. Ma infatti può fare dichiarazione alla Corte, non produrre un verbale di istruttorio. Dunque, comunque, la Corte si riserva su questa richiesta e sospende, intanto si sospende il dibattimento fino alle ore 15:30. Ascoltiamo l'intervista che Enzo Biagi fece a Luciano Leggio, detto Liggio. Linea diretta 1989. Signor Leggio, come preferisce? Io ho un cognome Falleggio, però per tutti sono signor Leggio. Allora, parlando che io non sto usando questo Leggio come nome in arte, le mie quasi definisco Leggio. Senta, signor Leggio, lei una volta ha detto, ho un ergastolo, leggo, una condanna a 22 anni, un'altra a 6, ma nei miei confronti non c'è una prova, non ho mai parlato, non ho mai tradito. A Socrate fecero bere la cicuta, a me è toccata la galera, sono stato condannato per ritorsione. Ne è sempre convinto? Sì, in pieno, ma sono stato più fortunato di Socrate, non ero all'altezza di Socrate, ma nello stesso tempo più fortunato. Ecco, da che hanno cercato di farmela bere così a piccoli sorsi, l'amarezza della vita, perché continuando la galera è una piccola dose di cicuti al giorno, insomma. Senta, da che cosa nasce questa ostilità, questa persecuzione? Ma questo dovrebbe chiederlo a chi di questo ne ha tratto profitto e vantaggi. Comunque quello che intuisco io è che alle mie spalle si sono fatte delle carriere, arrampicatori senza scrupoli, hanno approfittato di questo mito che hanno creato nello stesso tempo, perché il mito serve e non vogliono mollarlo, perché sono fatte carriere, sono fatte molto denaro, io allo Stato ho costato miliardi. Che cosa non ha funzionato nella sua vita? Ma da quando si guarda ha funzionato tutto, non è niente da sempre. A che cosa si riferisce lei? Beh, insomma, mi riferisco al fatto che sta qui dentro. Niente, non ha funzionato l'onestà e il zelo da parte di chi è stato chiamato a giudicare. Perché fin da ragazzo la chiamavano un coccio di fuoco, chicco che brucia? Ma semplicemente io ero magolino così, ma sono stato sempre in una forza eccessiva e energico, quindi questo spirito, questo ragazzo segreto che si muoveva sempre, l'ha considerato qualcosa, ma poi la verità fu un'altra. Il nato si è accresciuto questo discorso che siccome è sempre orfano, mi resto a me la devozione dell'anima di mia madre. Quando si gioca tra bambini, lo sai come si finisce sempre per offendere i familiari. E chi deve buttare una domanda, e chi deve tuo sole, come mi veniva detta questa parola, a carico di mia madre, io non ragionavo più. Mi veniva dentro il bollore, questa nostalgia, non lo so, e cominciavo a menare questi bambini sproporzionatamente per quello che poteva essere l'offesa vista dagli altri bambini. Ma in effetti io sapevo spiegare che cos'era, ma era questo, che a me mi si toccava il vivo,
l'ansia di questo desiderio della madre che mi ha portato sempre, mi sento una devozione immensa. Qualcuno l'ha definito il volto nuovo della mafia, lei che cosa sa di Cosa Nostra? Niente. E di questo mi ha dato conferma anche il famoso pentito Buscetta, dicendo che non mi conosce come amico nostro né come uomo d'onore. Mi dice però che vi siete trovati una volta per discutere se era il caso o no di organizzare una piccola insurrezione in Sicilia. Non è che lui è venuto con altri, non è che è stato lui a venirmi a cercare. Lui era in compagnia di altri, perché io con questo tizio non ho avuto mai stima, non ho avuto mai fiducia, perché so chi è. Secondo la polizia il potere mafioso è passato da lei a Salvatore Reina. Questo Reina lo conosce? Che tipo è? Innanzitutto io non avevo il potere mafioso da poter lasciare in eredità a nessuno, non sono mai stato. E poi sto Reina lo conosco, è stato nella mia cella in compagnia per quasi 8 mesi. Lei dice: che ragazzo è? Per me è un bravo ragazzo, è una persona educatissima. Ma lei crede che esista Cosa Nostra? Ma che quello che io credo o non credo serve a niente. Se io mi devo basare sulla mia esperienza, io sono stato considerato capo mafia, capo di questo e capo di quello, e io non vedo niente, io non so niente. Quindi se mi devo basare sulla mia esperienza non esiste niente. Niente. Se mi devo basare sull'esperienza, sono fantone. Se poi esista, non lo so. Ma lei si è fatto un'idea, che cos'è la mafia secondo lei? È una cosa riprovevole? Senta, io, l'idea mia è stata sempre quella, che parlo sulla mia esperienza. Lei parla anche di Dio senza averlo mai incontrato. Certo, ma nella mia esperienza, dandomi del mafioso sempre, continuamente, non credo che ho niente da rimproverarmi, o da aver fatto male a chi che sia nella mia vita, o da aver approfittato di una qualsiasi sfida, chiunque a provarmi deve sapere di quello che dico. Leggendo vari autori che hanno parlato su questa parola mafia o mafia, e rifacendomi al Petrè, che è uno dei grandi cultori della lingua antica siciliana, mafia deve essere una parola di bellezza, come bellezza non solo fisica, ma anche bellezza come spiritualità, nel senso che se con una bella donna diciamo che mafiosa è sta femmina, è una bellezza. Un bel cavallo, beh, il mafioso è sto cavallo. Un bel cappotto, il mafioso è la pozza, ma il cappotto è mafioso, cioè, era la parola, il significato. Sì, sì, ma era un complimento, è un fenomeno di bellezza. Io, se è così, lei non si offende se è ricco il mafioso? No, non mi offendo, non solo, semplicemente mi vuole che credo di no. Tutta quella ricchezza spirituale e fisica di essere un mafioso, insomma di essere mafioso nel senso bello della parola. A sua parere non esiste la mafia di cui parlano i giornali e i giudici, allora perché muore tanta gente? Questo deve chiederlo, scusi, a quello che non ci vuole, a me che deve andare dal mago della signora. Che cosa mi allora? Perché non ne muore altrettanto in Toscana? Non ho la mentalità dell'ingrente, quindi non vado a sindacare per chi non c'è, cosa ci posso dire? Siamo gente sanguigna, certo questo sì, gente che magari in altri posti sì, una cosa si chiude con una scazzottata e lì si chiude con il corpo del revolver, ma più di questo cosa vuole che le dica? C'è stata una guerra tra la mafia di Corleone, considerata la più dura, e quella di Palestrina e Stefano Borghese, considerata moderata. Lei non sa niente? Ma quando questo discorso? Da quando questo? Beh, credo da qualche anno fa, 7, 8, 9, 10 anni fa. Ma che viaggi? Io ho 15 anni che sono in carcere di continuo, e 5 anni l'avevo fatto prima, e sono 20, io ho fatto 20 anni di carcere. Che cosa vuole che sappia di queste cose che succedono fuori, che succedono fuori? Io non so completamente niente. Ma lei di qualche peccatuccio si riconosce colpevole? Ma io non ho mai detto di essere un santo.
e sarebbe assurdo pensare che sia un santo. Non sono un santo. E se un altro tenta di pestarmi i piedi, non mi piace. E se posso. E quando si mi male che cosa fa? Niente, non mi piace, gli dico di smetterla, che non accetto questo discorso. E se non smette? E se non smette gli pisto il suo, è normale. O che dice, facendo fatto il vecchio fatto, quello che dice Gesù Cristo, se uno gli dà un schiaffo ci mette la guancia così. E la guancia deve, anzi io se deve dare la guancia sempre a ognuno che muore dare uno schiaffo. Quanti guanci dovrei avere per tutti questi molluschi che credono di diventare uomini accanendosi su di me? Perché la maggioranza di questi che si accanisce su di me sono l'ultimo anello fangoso della società. Molluschi, chi è pederasta, chi è licenziato dalla moglie, chi è. Allora credono di diventare nulla, diventare uomini scagliandosi sul legge, ma è possibile. Come riempi i giorni e le notti? Ma prima leggevo moltissimo tutto quello che mi capitava sotto mano. Ora mi sono dato un po' ai colori, alla grafica e sinceramente mi sento più appagato, nel senso, lavorando. Lei ha nostalgia del suo paese? Nostalgia non solo del mio paese, ma di tutta quella povera gente che conosco, che ho conosciuto, con la quale ho dormito nelle varie stalle, nelle fattorie, del territorio quando io lavoravo e facevo l'agricoltura. Ma se lei tornasse lì non correrebbe qualche rischio? Ma no, non è solo un rischio. Poi, come dicevo io, la morte non la considero un rischio, perché è questo che si riferisce a lei, il rischio di danno. Il rischio lo corre chi fa del male, non quello che lo riceve, perché questa è una teoria sbagliata, che se molte persone capissero che il male resta a chi vive e non a chi muore. Luciano Leggio, meglio conosciuto come Liggio dall'errore di trascrizione di un brigadiere, detto Lucianeddu, Corleone, 6 gennaio 1925 Nuoro, 15 novembre 1993, è stato un mafioso italiano, legato a Cosa Nostra e detto anche la Primula Rossa di Corleone. Liggio fu uno dei maggiori imputati al maxi processo di Palermo del 1986, 1987 e morì in carcere. Luciano Liggio nacque a Corleone da una famiglia contadina e, ancora giovanissimo, venne affiliato nella locale cosca mafiosa dallo zio paterno Luca Leggio, detto Zio Luca. Nel 1944 fu denunciato per porto d'armi abusivo, il 2 agosto 1944 fu arrestato, in flagranza di reato, per il furto di alcuni covoni di grano, da due guardie campestri, aiutate dalla guardia giurata Calogero Comaianni. Venne condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, ma la pena venne interamente condonata. Sempre in questo periodo, Liggio divenne campiere di Corrado Caruso, proprietario di una grossa azienda agricola, subentrando al precedente campiere Stanislao Punzo, ucciso il 29 aprile 1945. Il 28 marzo 1945 fu ucciso Calogero Comaianni, la guardia giurata che aveva collaborato all'arresto di Liggio. Il 18 marzo 1948 Liggio fu denunciato come autore dell'omicidio di Leo Luca Piraino, avvenuto il 7 febbraio 1948, ma ne fu prosciolto il 21 giugno 1950. Nel 1948 Liggio venne accusato di essere l'esecutore dell'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto, eseguito su ordine del suo capo Michele Navarra, e, per queste ragioni, nel novembre 1948 fu proposto per l'assegnazione al Confino, ma non si presentò all'udienza e quindi iniziò la sua lunga latitanza.
Nel 1952 Ligio venne assolto per insufficienza di prove dall'omicidio Rizzotto, ma rimase latitante perché ricercato per altri reati, rendendosi anche responsabile dell'omicidio di Claudio Splendido, un sorvegliante di un cantiere stradale che fu ucciso il 6 febbraio 1955 perché aveva visto Ligio e i suoi gregari riunirsi in prossimità del cantiere ed aveva denunciato il fatto alla polizia. Negli anni 50 Ligio costituì una società di autotrasporti e partecipò, anche se non in forma ufficiale, a una società armentizia costituita nel 1956 a Corleone in contrada Piano di Scala come copertura alla sua attività di furto e macellazione illegale di bestiame. Tra i suoi soci nella società figuravano numerosi suoi parenti e membri della sua banda, Francesco e Leo Luca Ligio, Angelo Di Carlo e Francesco Placido Ligio, padre dello stesso Luciano. Inoltre Ligio avrebbe voluto partecipare alla costruzione di una diga e di un serbatoio idrico a Piano di Scala, volendo accaparrarsi il trasporto dei materiali per la costruzione. Ma la cosca dei Greco di Ciaculli Croceverde, che si occupava delle forniture di acqua agli agrumeti della Conca d'Oro e ne stabiliva il prezzo, intervenne presso Michele Navarra perché contraria alla diga e gli chiese di adoperarsi per bloccarne la costruzione. Nonostante ciò, nel 1957 Ligio divenne socio di Gaetano Badalamenti, vice capo della Cosca di Cinisi, con il quale creò un servizio di autotrasporti per la costruzione dell'aeroporto di Punta Raisi di Palermo. Per la costruzione della diga, Ligio entrò in contrasto con Navarra e con la sua banda, in particolare con il mafioso Angelo Vintaloro, proprietario di un terreno confinante con un fondo di proprietà della società armentizia con il quale aveva in comune una masseria, il quale era contrario alla diga perché le acque avrebbero invaso il suo terreno. Per queste ragioni, Ligio e la sua banda compirono atti di vandalismo contro la proprietà di Vintaloro, rubando i suoi covoni di grano e distruggendo le botti della sua cantina. A causa di questi contrasti, il 24 giugno 1958 Ligio fu vittima di un attentato mentre si trovava in una capanna insieme con altre persone. Furono sparati molti colpi, ma Ligio riportò soltanto una leggera ferita di striscio ad una mano, mentre gli altri rimasero incolumi. In seguito all'attentato da lui subito, Ligio decise la soppressione di Navarra, che venne massacrato il 2 agosto 1958 mentre rientrava a casa in automobile. Dopo l'uccisione del boss, Ligio e la sua banda scatenarono l'offensiva contro i suoi luogotenenti. Il 6 settembre 1958 vennero uccisi in un conflitto a fuoco a Corleone i mafiosi Marco Marino, Giovanni Marino e Pietro Maiuri e nel periodo successivo si verificarono altre uccisioni e numerosi casi di lupara bianca. Mentre a Corleone continuava l'offensiva contro gli ex uomini di Navarra, Ligio divenne proprietario a Palermo di un'officina meccanica e di un garage da dove avrebbe controllato l'afflusso della sua carne macellata illegalmente e si sarebbe associato ai mafiosi Angelo La Barbera, Rosario Mancino, Vincenzo Rimi e Salvatore Greco Cicchiteldu, con cui però non mantenne buoni rapporti. Ligio era nascosto nella casa di Leo Luchina Sorisi, la fidanzata di Placido Rizzotto, il sindacalista che lo stesso Ligio aveva ucciso 16 anni prima su mandato di Navarra. Durante l'arresto avvenuto il 14 maggio 1964, fu trovato con un catetere e Ligio stesso confessò ai carabinieri di essere affetto dal morbo di Pott. Ligio fu incarcerato a Lucciardone, ma nel dicembre 1968 venne assolto per insufficienza di prove nel processo svoltosi a Catanzaro contro i protagonisti della prima guerra di mafia e anche in quello svoltosi a Bari nel 1969, in cui era imputato per gli omicidi avvenuti a Corleone a partire dal 1958. Dopo l'assoluzione al processo di Bari, Ligio si trasferì a Bitonto, in provincia di Bari, accompagnato dal suo luogotenente Salvatore Rina. Poco tempo dopo, però, si trasferì a Roma, facendosi ricoverare nella clinica Villa Margherita. Durante la degenza, il Tribunale di Palermo emise un'ordinanza di custodia precauzionale contro Ligio, che il 19 novembre 1969 riuscì a fuggire dalla clinica dove era ricoverato e si rese irreperibile, aiutato dal mafioso Giuseppe Corso, cognato del boss Frank Coppola.
Nel periodo successivo, Ligio tornò a Palermo e partecipò all'organizzazione della cosiddetta strage di Viale Lazio per punire il boss Michele Cavataio. Infatti Ligio incaricò i suoi luogotenenti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Calogero Bagarella di far parte del comando di killer che uccise Cavataio. Nel 1970 Ligio si recò a Zurigo, Milano e Catania per partecipare ad alcuni incontri insieme agli altri boss per discutere sulla ricostruzione della commissione e sull'implicazione dei mafiosi siciliani nel golpe borghese. Durante gli incontri, Ligio costituì un triumvirato provvisorio insieme ai boss Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti per ricostruire la commissione. Benché Ligio si facesse spesso rappresentare dal suo vice Salvatore Riina perché si era trasferito a Milano. Ligio inoltre fu sospettato di essere implicato nella sparizione del giornalista Mauro De Mauro perché strettamente legato al commercialista Antonino Buttafuoco, il quale ebbe un ruolo nella sparizione e visitò spesso Ligio durante la degenza nella clinica Villa Margherita nel 1969. Da queste circostanze scaturì anche l'omicidio del procuratore Pietro Scaglione, che coordinava le indagini sulla sparizione del giornalista e che si era incontrato proprio con De Mauro pochi giorni prima che questi scomparisse. Il delitto Scaglione venne quindi ispirato ed eseguito dallo stesso Ligio insieme al suo vice Riina nel territorio di Porta Nuova, dove operava la cosca del boss Giuseppe Calò, che già da allora era fiancheggiatore di Ligio e dei suoi uomini. Nel 1971 Ligio ordinò il sequestro a scopo di estorsione di Antonino Caruso, figlio dell'industriale Giacomo, ed anche quello del figlio del costruttore Francesco Vassallo a Palermo. Nel frattempo, durante il soggiorno a Milano, organizzò anche i sequestri dell'industriale Pietro Torielli a Vigevano e quello del conte Luigi Rossi di Montelera a Torino, venendo anche coinvolto nel clamoroso rapimento di Polgheti III, grazie ai suoi legami con Mico Tripodo, boss dell''Ndrangheta. Inoltre Ligio aveva stretti rapporti con i fratelli Nuvoletta, camorristi napoletani affiliati a Cosa Nostra, i quali gestivano per suo conto una grande tenuta agricola in Campania ed avviarono con lui un contrabbando di sigarette estere. Indagando sui sequestri di persona avvenuti nell'Italia settentrionale, gli uomini della Guardia di Finanza del colonnello Giovanni Vissicchio arrestarono Ligio il 16 maggio 1974 in una casa di via Ripamonti a Milano mentre era insieme a una sua compagna, Lucia Parenzan, e al figlio nato dalla loro relazione. Nel 1975 Ligio venne processato dal giudice Cesare Terranova e condannato all'ergastolo per l'assassinio di Michele Navarra. Anche dalla prigione, Ligio commissionò l'omicidio del tenente colonnello Giuseppe Russo ai suoi luogotenenti Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, che venne eseguito nel 1977. Morì di infarto, nel carcere di Badue Carasanuoro, nel 1993. Venne sepolto a Corleone dopo una cerimonia svolta senza coinvolgimento pubblico per divieto della questura. Luciano Leggio, meglio conosciuto come Ligio dall'errore di trascrizione di un brigadiere, detto Lucianeddu, Corleone, 6 gennaio 1925 Nuoro, 15 novembre 1993.
La biografia di Luciano Ligio è ampiamente descritta, tra le altre pubblicazioni, nei seguenti libri: Giuseppe Fava, Processo alla Sicilia, da pagina 194 a pagina 198. Angelo Vecchio e il clan dei Corleonesi. Marco Nese, Nel nome della mafia Gabogellerte, Mafia. Rosario Poma e Enzo Perrone, La mafia, alle pagine 79 e 80, 289, 290 e 292, Attilio Bolzoni e Giuseppe D'Avanzo, Il capo dei capi. Matteo Steri, Segreti di Stato. Commissione parlamentare contro il fenomeno della mafia. Carmelo Carbone, Angelo Mangano, Un poliziotto scomodo, Le coraggiose imprese contro la mafia di un uomo che i libri non hanno mai raccontato, Edizioni Indipendenti, Marco Nese, Nel segno della mafia. Intervista dal carcere di Enzo Biagi a Luciano Ligio, trasmessa dalla RAI. Informativa del prefetto di Palermo, eccetera. Ravalli alla commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, al ministro dell'interno e dal capo della polizia di OTT. Angelo Vicari. Il gruppo carabinieri di Monreale di Franco Alessio Pischegno. Rosario Poma, Enzo Perrone, La mafia. Gabor Geller, Mafia, e Rubettino. Il carabiniere. Ente editoriale per l'Arma dei Carabinieri. Enciclopedia De Agostini, Carabinieri, Anni Ruggenti, pagina 209-210. Ascoltiamo l'interrogatorio di Luciano Ligio dinanzi al Tribunale di Palermo. Maxi processo. Presidente Alfonso Giordano, giudice a latere Pietro Grasso. In Palermo, venerdì 23 maggio 1986.